morta una persona, tra di allora, noi. Silenzio, silenzio. È morta una persona. Alex Mucci. Ma porca puttana! Dai, cretino! Fammi fare il mio gioco! Mi voglio candidare! Ve lo meritate di aver perso, porco Dio! Non puoi parlare durante il ballottaggio! Sono quattro partite che io non gioco! Quattro partite dove muore io! Allora, non potevo andare peggio prima, Ale! Vaffanculo! Io sono Marra! E Davide non c'entra, non tu! Come fai a essere sicura dei cattivi, cazzo? Te lo dico io! Sei anche tu il vecente, sono due? No! Io, allora... Davide è il veggente perché io ho capito che Davide è il veggente nel momento in cui ho letto ho un'informazione. Ma che vuol dire? Tu è il veggente, Davide! È il veggente! Che cosa vuol dire? Ma che teori, cretino! Abbassa la voce, testa di cazzo! Coglione! 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 Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Hello! Clochard! E benvenuti in questa nuova puntata di Lupus! Buonasera! Ciao a tutti ragazzi, siamo carichissimi. Subito, ma ragazzi, mamma mia, ma siete proprio una cosa che ma veramente guarda. Marco Chitano che sta cercando di veramente districarsi tra camere, Max e tavoli. Allora, velocissimo giro, poi partiamo con i ruoli. Benvenuto a Livio, il vero ed unico Goat assoluto di Lupus. No, già è pronto Livio a morire al primo turno. C'è proprio l'espressione da morirò io. Come il film di Tarantino, giusto? Non ho capito. Vabbè, però. Coi piedi davanti? Esatto. Okay. Poi abbiamo Meliador direttamente da Jumanji. È stata dura. Benvenuta Lasagna per la prima volta ospite al Cerbero. New entry. E grande rientro, Ivan Grieco! Ivan Grieco! Era in miniera, poi abbiamo Sergione, l'uomo più intelligente del West, George, me medesimo. Ma Davide non... e il CEO Davide. Ma ovviamente impostato, no, ma non mi sono Davide, dimenticato dai, mica... ma non stiamo mica a casa tua, ma non mi sono mica dimenticato di Max Proietti già postazione di regia, perché mastererà questo primo incontro. E ovviamente il vero regista di tutto questo, colui che non si vede ma che tutto sa, Marco Chitano. Grande Chitano, un applauso Marco. E abbiamo anche Alex Mucci, nostro malgrado. Alex, ma secondo te morirai al primo turno tu o Livio? Allora, Livio ovviamente, Livio. Gentilmente microfono a Meriador perché farà ovviamente un recap dei ruoli. Siamo 9 più master, quindi direi che possiamo mettere un insinuo boia. Sì, allora direi che facciamo due lupi, boia, e ricordiamo il boia alla carta dell'indemoniato. No, mi sa dell'insinuo. Volete la carta dell'insinuo? Sì, vabbè, l'ha presa la Max. Già. Andata quella dell'insinuo. Abbiamo due lupi, tre villici. Ok. Cavaliere. Veggente e giustiziere. Allora, col boia normale il cavaliere. Cavaliere normale, boia che si vede con i lupi. Esatto, il boia si vede con i lupi la prima notte. Viene visto come il lupo dal... Allora, spieghiamo il boia che cosa fa. È un ruolo che vince con i cattivi, ma non uccide di notte con i lupi. E apre gli occhi per conto suo quando Max dirà al boia apre gli occhi. Una volta a partita può indicare una persona, scegliere quale ruolo affibbiare a quella persona. Cioè, esempio, io dico apro gli occhi, indico Gianluca e dico veggente. Se lui è il veggente davvero muore, lo uccido.
Quindi se io azzecco il ruolo lo uccido. Se grazie a te, 25 abbonamenti. Partiamo alla grande. Grande, dai, che qua ricordiamo che dobbiamo arrivare a 100 abbonamenti per sbloccare il terzo round, quindi mi raccomando. Se famo parlare di quelli di YouTube. Li ha donati per lasagna, vabbè, però arriveranno ottimo, comunque ottimo, sul nostro IBAN. E, se invece sbaglia il boia, muore lui. Quindi occhia non fa cazzate. Ok, perfetto. Poi abbiamo bene il veggente. Il veggente apre gli occhi di notte quando viene chiamato da Max, indica una persona e Max gli risponde sì, se è un cattivo, quindi o un lupo o il boia. No, se è qualsiasi altro ruolo. Ok, per preciso. Il cavaliere ogni notte sceglie una persona e la salva dai lupi. Quindi se i lupi uccidono quella persona, non muore. Non può salvarsi da solo. Può aprire gli occhi? Apre gli occhi, come al solito, Max dice apre gli occhi al cavaliere, lui apre gli occhi, indica una persona, quella persona è salva dai lupi quella notte. Sì, di notte tu segui, okay, sempre Max, che comunque dà indicazioni, sì, 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 in base, sì, ai ruoli. E poi c'è il giustiziere. Il giustiziere gioca con i buoni, cioè vince con i buoni. Una volta a partita di notte può, quando apre gli occhi, indicare una persona e la uccide. Ovviamente il suo scopo è uccidere un cattivo, poi quello che succede ai fatti è un'altra storia. Gli perché spara proprio, quello punta e quello schioppa. Esatto. Quindi se tu c'hai, tipo, se c'hai una vibe, se tipo secondo me lui è il lupo, tu gli puoi sparare. Esatto. Sempre tenendo conto che se ti ammazzano a te durante la notte i lupi, poi non puoi più sparare, quindi... Esatto. Uno c'ha pure tutti il i ruoli valgono finché sei boia, a sparare. Che carta ha quella boia la carta dell'insinuo, facciamola vedere un'ultima l'unica volta. Carta differente, ragazzi, dei ruoli è proprio l'insinuo, che è il, esatto, boia. Tutte le altre carte hanno scritto correttamente, hanno, sì, sopra il corretto ruolo. Boia, sì, sì, c'è sta scritto insinuo, però è il boia. Perfetto, perfetto, tutto chiaro anche per Ivan. Ti sei rinfrescato la memoria. Sì, uccidono insieme. Due, uccidono insieme, cioè, di c'è notte. Una breve, sì, una breve diatriba interna. Non vedo dei fasgama, ovviamente. Cercate, esatto. Noi durante di non fare la rumore, notte facciamo rumore comunque. Sì. Tipo che sbattiamo i piedi, per non far sentire vari rumori. Te ne faccio un esempio. Spesso si può sentire il labiale. Tipo, se là non c'è abbastanza rumore, tu sei lupo, magari per fargli ammazza, che ne so. Magari lui sente e dice sì, sì, questo è lupo. E questo bisogna stare attenti a tutto, soprattutto per il boia, perché ovviamente devo farmi capire, cioè veggente, cerco di farlo con labiale, però è meglio fare caciara. Sì, allora, per quanto ci riguarda, noi facciamo, anche se uno dei due lupi muore, sì, lupi e boia si vedono, Max adesso farà aprire gli occhi, perché abbiamo visto che spesso uccidevano il compagno, quindi il boia o l'insinuo la prima notte, e poi era troppo difficile per loro. Noi facciamo che anche il lupo morto comunque può dare dei suggerimenti all'altro lupo. Quindi anche... Sì, li apre comunque di notte durante il turno dei lupi. Va bene, allora, distribuzione... Ah, ecco, sì, i morti votano anche da morti, ma non al ballottaggio. Ok? Allora, il ballottaggio praticamente di giorno, a parte il primo giorno che è conoscitivo, si fanno a giro le votazioni. Quindi Gianluca vota Marra, io voto Alex, Alex vola me, ok? Vanno, diciamo, quelli con i voti più alti. I due col voto più alti. I due con i voti più alti. Vanno al ballottaggio. E nel ballottaggio i morti non possono votare. Quindi basta. Poi ci sarà un altro voto e voteranno solo i vivi. Quel ballottaggio su chi ho sentito ballottaggio, ci colleghiamo con Enrico Mentana subito. 51%, il nuovo sindaco di Roma. Esatto. Ma vogliamo tenere la cosa del sindaco? Sì, c'è pure Ivan, sì, quindi sì, io direi proprio, esatto, che il sindaco sarà Ivan Grieco, cioè, allora, chi meglio di lui. Il primo giorno, quello quando non morirà nessuno, si fa un breve briefing. Una breve, sì, briefing che ormai ce l'ho, che poi porta alla votazione per decidere chi è il sindaco. Il sindaco ha il suo voto che vale doppio. Però cambia, okay, ogni giorno? No. Fino a che morte non lo separi. Beh, no, mo lui no, non è mica sono io il sindaco. Magari. Vabbè, che Ivan c'ha proprio la faccia da sindaco, in effetti, però. Sì, diciamo che lo votiamo noi. Vota poi Ivan Grieco. Se muore da morto non vale più due. E non questa si cosa lascia. È antidemocratica. Cioè, il sindaco che dovrebbe essere quello che amministra, che ha doppi poteri. Anzi, ma stiamo nel medioevo. È un dittatore, non è un sindaco. Vabbè, qui è così. Ivan, non cominci a rompere i coglioni. Anche in questo contesto fantasy. Occhio a farle vedere, eh. Allora, Marco, puoi anche levare la chat. Partiranno le bet durante la notte. Ovviamente la gente scommetterà, quindi state molto attenti, perché io
Una volta mi sono ritrovato 12 persone sotto casa con i forconi per una scelta sbagliata dal giustiziere. Le nostre carte, le nostre carte. Ma arrivano, che intanto... Me ne lasci una, ma io voglio l'ultima. Guarda, io te ne avrei lasciate anche due, però due ce n'ho. Grazie, Davide. Carissimo. Bella questa. Ragazzi, io faccio un recap veloce dei ruoli. Ci abbiamo due lupi. Silenzio, il boia che di notte può indicare una persona e può dire se... può cercare di indovinare il ruolo. Se sbaglia, muore. Se azzecca, muore l'altra persona. Il cavaliere che difende ogni notte una persona. Il veggente che indica una persona e vede se quella persona è un lupo o no, ha un ruolo o non ha un ruolo. Un lupo o non è un lupo. Il giustiziere invece che apre gli occhi tutte le notti e di notte può decidere se sparare a una persona o non sparare. Quindi se per esempio Lord Meliador dirà, lui è il giustiziere, apre gli occhi e dice voglio sparare Livio, Livio morirà indipendentemente dal fatto che il cavaliere lo abbia difeso o no. That's it. Allora, prima notte non uccidono i lupi, serve soltanto a Max e alla chat per capire i ruoli, quindi la prima notte non succede niente. Okay. Ed è notte, si chiudono gli occhi, si chiudono gli occhi. Si chiudono gli occhi, benissimo. Tutti occhi chiusi, sbattete bene i piedi. La notte è uggiosa, la manifestazione del sindaco Ivan Grieco è andata bene. E però sta succedendo qualcosa di strano, che i lupi aprano gli occhi. Mi guardino e si guardino. Benissimo, madonna, questi lupi sono veramente, veramente belli. Ma veramente di una bellezza quasi imbarazzante. Che grazie, il... Max. Che il boia apra gli occhi. Boia apra gli occhi, benissimo boia. Ma li tenga aperti, perché li apriranno anche i lupi adesso. Guardatevi, lupi e boia. Lupi, aprite gli occhi. Lupi. Lupi, benissimo, lupi, benissimo. Grande, il nostro lupo è in una fase soporifera. Benissimo, chiudete tutti gli occhi. Che il cavaliere apra gli occhi e mi faccia vedere lo scudo. Mamma mia, che bello scudo che tiene su cavaliere. Mamma mia, uno scudo incredibile. Chiuda gli occhi, cavaliere. E adesso apra gli occhi il veggente e mi dica chi vuole veggentare. Ah, come veggenta lei. Chiuda gli occhi, dottor veggente. Grazie mille. Che il giustiziere apra gli occhi. Perfetto, benissimo. Il giustiziere sta lì, punta la sua pistola. Chiuda gli occhi, giustiziere. Benissimo. Ed è giorno! Si aprono gli occhi e si dà fiato alle trombe. Ah. Purtroppo muore Kitano e non è morto Livio. Un peccato grandissimo questo. Tocca scegliere il sindaco durante il primo giorno. Allora io so solo una cosa. Da meta, Livio non è lupo. Non è bello. Quindi, quindi io... proporrei Livio sindaco. Non l'avrebbe mai detto. Mai Max. Detto Max. Livio bello lupo, Livio, non avrebbe mai detto che non Livio bello, non è bello. Livio ma sindaco. Questo lo dici tu, è un tuo parere soggettivo. No, è un parere di no, Max. No, no, no. Esatto. Stiamo entrando nella testa di Max. Max non avrebbe mai detto sta cosa. Non è detto. Secondo me Max posso basarmi su quello che dice Max anche per capire. Sì, ma sì, volendo sì. Ma... allora uno dei lupi è lasagna. Diciamo che ormai. Diciamo che ormai. Perché a un certo punto Max ha detto aprano gli occhi e non le aprivano. Lasagna è al primo giorno. Qui. Comunque la Sagna non sa giocare, non è rincoglionita, quindi c'è un problema di fondo. Non è una deficiente. Non volevo dire bene, questo, la Sagna, ma comunque, tutti Livio, sanno insomma. Lo confermo, Livio fa schifo. Lui il lupo e già sta a cercare. Scusa Max, quindi stai dicendo che qualcuno è un deficiente qua dentro? C'è un lupo che ha aperto gli occhi in ritardo. C'è un lupo che ha aperto gli occhi in ritardo. Io ho puntato subito gli occhi sulla Sagna per il semplice fatto che... è la prima volta che tu la giochi prima a lupus che canta, e quindi che potresti no allora, Ivano, io non devo sono dire... una gallina, io sono un gallo troppo, sì, sì. Troppo. Ma puzza Ivan. Allora Ivan, ti dico solo una cosa, ci può stare, ma Max è comunque un master esperto, quindi ormai potrebbe sa anche lui come bleffare. Poi ha detto che i lupi sono belli. Oh, ha rotto il cazzo, è una cosa generale. Poi hai detto che il cavaliere c'ha un bello scudo. Hai detto che il cavaliere c'ha un bello scudo. Il giustiziere fa schifo. Il boia li mortacci sua, basta. Il cavaliere c'ha un bello scudo. Allora, quindi potrebbe essere il seno di Alex o qualcos'altro di Marra, il per seno dire. Di Marra. Però allora mi fa piacere che non ho detto una parola, sono stato da tutti senza aver fatto niente. Cioè, allora, ragazzi, intanto chi si propone come sindaco? Io. No, io.
Allora, io Ivan, però, Gianluca. Il mio voto è Ivan, però. Livio, tu ti proponi? Io mi candido. Non vengo mai eletta. Ma io perché sono buono, quindi ci posso stare. Sì, sì, ok, sì, ok. Vai. Va bene, buono, cominciamo con le votazioni a partire da... Tra questi tre. Prego, Livio. Chi vota? Tra Ivan, Gianluca e Livio per il sindaco. Gianluca. Gianluca. Ivan. Puoi votarti pure da solo? No, beh, sarei uno sfigato a votarmi da solo. Livio. Vabbè, ogni politico si vota da solo. A fine Livio. Okay. Ho votato quello perdente. 2-1-1. C'è stato. Livio. Chi sono i candidati? Io, Ivan e Livio. Per ora siamo 2 Livio, 2 io e 1 Ivan. Okay. Sbaglio? No. No, a 2. Ha votato Sergio adesso. Sergio e Ivan ti hanno votato. Io voto Ivan. Quindi stiamo tutti a 2. Siamo tutti a 2. Io voto Livio. Ti do questa chance. Il CEO. Beh, per non andare alla parità mi autovoto. Avrei votato Aia. Ivan, ma mi autovoto. Nuovo sindaco, Gianluca Miele. Eccoci qua. Il suo programma elettorale... Io? Silenzio. Il voto vale il elettorale. Doppio ballottaggio, quindi io devo stare attento a non farlo, capito? Esatto. Il mio programma elettorale... No, lo sappiamo. Il mio programma elettorale si basa sul... Farete tutto quello che dico io e si taglieranno teste. Perfetto, un despota. Io non so contare. Ottimo. Ho fatto psicologia, non quello. Benissimo. Okay, Gianluca è il nuovo sindaco. Ovviamente il sindaco può essere pure un lupo, giusto? Certo. Benissimo, quindi signore e signori... Torna la notte. In questa notte ci saranno delle morti, forse. Le elezioni sono andate. Forse, se il cavaliere... La prima volta di Ivan Grieco non è andata bene, purtroppo. La sua manifestazione non ha sortito un buon effetto. E che i lupi aprano gli occhi e mi dicano chi vogliono uccidere, se vogliono uccidere qualcuno. Ok, grazie mille. Lupi, mamma mia, lupi. Quanto siete sexy, lupi. Mamma mia, vi leccherei tutti, lupi. Bravi lupi, chiudete gli occhi. E adesso che apra gli occhi il boia e mi dica se vuole vedere qualcuno, non lo vuole vedere, vuole chiacchierarci. Va bene, chiacchieriamo con lei? No, vuole chiacchierare con qualcuno. Non lo sapremo mai. Grazie mille, boia. Chiuda gli occhi. E adesso che il cavaliere apra gli occhi e mi dica chi vuole difendere, mamma mia. Che bella difesa, che bello scudo che tira fuori questo cavaliere. Chiuda gli occhi, che il veggente... apra gli occhi e mi chieda qualcosa di qualcuno. Chiuda gli occhi, bravo mio veggente veggi. Il nostro veggi chiude gli occhi, è vegano il veggente vegano. E adesso che il giustiziere apra gli occhi e mi dica se vuole sparare su qualcuno, mi dice benissimo, grazie mille giustiziere, può anche chiudere gli occhi. Benissimo, ed è giorno. Olè, chi è morto? La giornata è stata tosta, perché muore il cherubinico Meliador. Greve. Che banalità. Per cambiare un po', diciamo, per cambiare un po'. Comunque, io non sono il veggente perché non sono vegano, anzi io sono proprio carnivoro, quindi niente veggente. Niente veggi. Me la sono studiata durante la notte. Beh, questa faceva molto ridere in effetti. Cioè, allora, portare il gioco della risata. Vabbè, quello, sai, io su quello sono sempre molto d'accordo. Allora, sindaco, ci dica cosa cazzo fare. Uccidere Livio, cioè, uccidere Livio è il programma. No, scusate, ma quello là era il mio inconscio che stavo parlando. Lapsus. È morto Meliador. Quindi chi potrebbe uccidere Meliador al primo turno? Potenzialmente tutti. È vero, non ha un target. Però sai qual è il fatto? Io terrei fortemente conto del cavaliere, quindi effettivamente è una mossa un po'... Non lo so, forse io avrei tenuto conto del cavaliere. Avrebbe dovuto proteggere. Beh, sì. Di solito è difficile che Meliador muoia la prima notte perché tutti danno per scontato che il cavaliere lo protegge. C'è un problemino, perché... Secondo me il Cagliari ha protetto lui. Esatto, solo per dire che il problema in tal senso è che non avendo nessun tipo di informazione, l'unico che si è esposto è Gianluca. Non ha senso. È l'unico che ha un potere, chiamiamolo così. Ma io voglio pensare che... Ma metti caso che Gianluca è cattivo, o comunque ma un il veggente può essere che mi ha visto, sai? Può essere che mi abbia visto il veggente, magari. Non lo sapremo mai ed è meglio, perché se lo sappiamo mo significa che perdiamo. Vabbè. Però
Io spero almeno di essere. Oppure in generale hanno provato i lupi, cioè ci può sta. Guarda, se fossi stato lupo non mi sarei messo. Secondo me Livio è sindaco, buono. Avrei avuto troppo gli occhi addosso, capito? Quindi, cioè pure io mi autoreputo no, safe. No, ti spiego anche perché. Magari lo fai proprio per questo. Pure. Ah. Ma secondo me poi, per quello che ha detto Max prima, i lupi sono ragazzi. Perché non avrebbe fatto quel commento se fosse stata una ragazza. Che commento? Detto, commento. Come vi sono... leccherei tutti? Sì, no, sì, come sono belli questi lupi li leccherei tutti. Questo se fossero... Ma no, vabbè, raga, no, ma allora, con il lupo ragazzi. È... Lo fa apposta, raga. Cioè, adesso cerchiamo di... Cioè, questa è la psicologia inversa, concentrarci... la psicologia inversa. Ok, cerchiamo... lasciate perdere Max, che no, è metagame. Lasciate perdere. Concentratevi su quello che è successo nel gioco, no? Potrei benissimo anche essere io e un altro uomo e dire io i credo... lupi sono belli, li leccherei tutti. Io credo che... Ti permettere? Che Livio sia buono, perché dai, Meliador aveva... fatto quella battuta, l'aveva dato per buono, quindi anche se era magari per meme, perché uccidere Meliador la prima notte se ti sta dando per buono? Cioè sarebbe una mossa un po' falsa, diciamo. Quindi questo mi porta a pensare ancora di più che sia buono, e... però... Vabbè, poi c'è un'altra, opzione che è l'elefante nella stanza, che non diremo per ovvi motivi, su Meliador, non diremo per ovvi motivi, sulla morte di Meliador, però... Non ne ho idea e quindi nulla. Ne abbiamo parlato prima, se vuoi poi ve lo dico. È un elefantino un po' piccolo. Tanto lo capiremo se è accaduto quello che temo. Okay. Si va ai voti. Si va ai voti. Parte da Giallo. Certo, sì, ovviamente. Sergio. Giorgio. Ivan. Dida. Didino. Didino Ivan. Io voto Marra. 1-1-2-1. Gianluca. Lasagna. Anche io voto Sergio. Ivan. Quanto, come state? Ivan 2. Tutti bene, grazie. 3-1. Prego. 2-1. No, sta a 0. Non si può parlare adesso, Agnese. Okay. Agnese, Ivan, Agnese, Sergio Ivan al ballottaggio. Prego. Posso parlare? Sì. Gianluca ha votato Sergio e il voto di Gianluca vale doppio. Sì, quindi ho due voti. Quindi sì. Sì. Due persone mi hanno votato. Sveglia Alex, sveglia! Lasagna, che è un lupo, ha votato Sergio per buttarlo fuori. Sergio è innocente al 100%. Lasagna è un lupo, mi ci gioco la pelata. Addirittura? La tua difesa è accusare un'altra persona. Beh, io non posso dire nulla, nel senso non ho fatto niente in questa partita finora, quindi ogni difesa sarebbe vana, nel senso, cosa potrei dirvi? Sono un villico, ma non ho la prova per dimostrarvelo, quindi posso accusare qualcun altro che invece sta giocando in un modo che me puzza. Ti posso dire perché secondo me... No, perché io non sono il lupo, perché non avrei eliminato lui che è di fianco a me. Cioè, proprio... Che vuol dire? È... Ma cosa vuol dire, la sai? Questa è un'argomentazione insignificante. Ascolta. Facendo magari così, cioè era più probabile che lui sentisse, quindi avrei potuto eliminare persone da questo lato piuttosto che da questo. Ha senso? No. Sì. Vabbè, saranno loro a decidere se ha senso. Allora, io mi trovo in una situazione un po' scomoda, perché entrambe le persone che ho di fianco sono persone con cui non ho mai giocato effettivamente.
Quindi non so quanto i modi di agire dell'uno o dell'altro siano normale amministrazione oppure qualcuno la sta buttando in caciara. Da un punto di vista, ho visto lei quella cosa sugli creduti, in realtà mi sembrava innocente come, come commento, cioè secondo me veramente stava pensando che era implausibile, però può essere sempre una mossa per ripulirsi. D'altro canto, anche Ivan lo vedo bello agguerrito, ora in mia difesa, quindi lo apprezzo, però è molto agguerrito contro qualcuno, non so se sembra quasi stia proprio volendo buttare fuori qualcuno, però ecco, questo è quello che ho da dirvi, io sono un villico, quindi non ho altre info. Va bene, vogliamo partire da Livio allora, sì. Tranne Meredor. Tranne Meredor. Vai Livio. Chi è il ballottato? Inizi. Anche senza la morte nel cuore, Livio. Beh, dopo Livio si va direttamente Ivan. A Giorgia. Si so pronta. Ivan. Lasagna. Uno Ivan e uno lasagna. Ivan. Ivan. Sergio. E quindi Ivan Grieco viene trucidato dalla folla. Ma la notte è giovane e quindi è notte, chiudete gli occhi. Anche lei, dottor Ivan Grieco, sì. Chiudiamo gli occhi tutti quanti insieme, benissimo. E che i lupi aprano gli occhi, questi schifosi lupi, che puzzano di cane bagnato. Una vergogna. Incredibili. Benissimo, grazie, belli miei. Grazie. Chiudete gli occhi, grazie. Che il boia apra gli occhi e mi dica qualcosina. Devo dire che parlare con lei è sempre meraviglioso. Boia. Che il cavaliere apra gli occhi e mi dica chi vuole proteggere. Grazie mille, cavaliere. Il suo scudo è sempre mastodontico. Chiuda gli occhi. Che apra gli occhi il veggente. Mi dica di chi vuole sapere qualcosa. Benissimo. Bene, 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 bene. Chiuda gli occhi, veggente. Che il giustiziere apra gli occhi e mi dica se vuole sparare a qualcuno. Perfetto, grazie mille, chiuda gli occhi, grazie. Ed è giorno, ed è giorno. È una giornata particolare. Grandissimo film di Ettore Scola. Quanti sono morti? Anche una puntata di Piccoli Brividi. È un giorno terribile, ragazzi, ragazzi. Terribile. Sono morte due persone. Due? Greve. Muoiono. Giustiziera, ah no, vabbè, faccio finire. David. Sono morte due persone perché i due lupi hanno. Aspetta. Ah, ok, scusa. Uno è Davide Marra, l'altra persona morta è Alex Mucci. Quindi ci sono più modi. Una doppia morte può derivare dal giustiziere che spara a qualcuno, esatto, o dal boia che o azzecca il ruolo o lo feica. O sbaglia. Questa è una situazione abbastanza spinosa. Questa è perché fa entrare gente strana a casa. Allora ragazzi, bisogna iniziare a uscire i ruoli qua, secondo me, perché allora, siamo arrivati, siamo rimasti in volevo dire una cosa, infatti. Allora, intanto se il giustiziere è stato talmente pazzo da sparare questa sera, si faccia avanti. Seconda cosa, è stato molto particolare il ballottaggio di prima perché erano in tre e nessuno ha detto c'ho un ruolo. Tocca uscire sti ruoli, poco da fare. Io prima ho votato lasagna perché mi sono fatta in testa tutta una teoria dall'inizio. Magari è tutta sbagliata, eh? Ho pensato alla scelta del sindaco, è stato Marra a scegliere il suo come sindaco. Cioè, erano tutti pari. Sì. Ok, è stato Marra a determinarlo, diciamo. Poi ho pensato, lasagna ha votato Sergio magari perché ha seguito Gianluca, magari no, però potrebbe essere. Ivan non mi sembrava per niente sospetto, per questo non l'ho votato, cioè
di solito mi ricordo che lui quando era lupo era un po' più sulle sue, cioè non avrebbe giocato così, esponendosi così tanto, quindi non credo fosse lupo. E tra voi due penso che più Lasagna mi dia vibes da lupo. E quindi anche adesso che lui ha votato Ivan al ballottaggio, io ho votato Lasagna e loro hanno tutti votato Ivan tranne Gianluca, che ha votato te per lavarsene le mani, diciamo. Ho pensato anche a questo. Io, quindi, secondo me, nella mia testa il trio di cattivi era. Il trio di cattivi nella mia testa erano Gianluca, Lasagna e Marra. Anche perché Marra ha votato me. Vabbè, questo. Marra, vabbè, a parte che è morto di notte, però mi ha dato vibes essere... da. Beh, può essere il boia. Può essere il boia. Potrebbe, però mi ha dato vibes positive. Mi pare assurdo provare a sparare da boia se non abbiamo nessuna informazione. Ma comunque, ma effettivamente se, è la morte, scusami, da boia. Perché no, Livio, il giustiziere lo dice. Livio, se ci sono. Ma si avrebbe sparato. Secondo me, invece, ha proprio provato a uccidere da boia perché magari sapeva che c'erano due lupi vivi e voleva finire la partita. Magari pensava di aver capito i ruoli. Magari il boia poteva essere uno dei loro due, uno tra Marra e Alex. Io vorrei chiedere almeno al giustiziere di agire. Uguale, potrebbe essere pure uno. Allora, no, la domanda il è molto giustiziere semplice. Potrebbe aver sparato e essere stato ucciso nello stesso turno, questa cosa può succedere? Certo. Ok. Io c'ho una domanda per Giorgia. Hai un ruolo? Sì. Ho un ruolo. Tu, okay. Sergio? Io no, non ho un ruolo. Io sono villico, lo dico proprio tranquillamente. Siamo in due. Voi? Sono proprio villico. No. Io ho un ruolo, sì. Ok, quindi già abbiamo un'informazione. Scusa, perché non hai detto al ballottaggio? Perché non sapevo che lo dovevo dire. Vabbè, ma infatti non dovevi, è a piacere. Diciamo che di solito se c'è il veggente al ballottaggio, per non essere ammazzato, che è un ruolo comunque importante che potrebbe essere usato, di solito uno lo dice, tipo io ho un ruolo, ma se neanche tu di sai quale. Che rischi di essere eliminata, così non rischi l'eliminazione. Eliminate loro, perché io ho un ruolo, regà, sono utile alla partita, loro no. Ah, okay. Però spesso può essere pure un bluff. Quindi, esatto. Quindi... io sono utile alla partita, raga. Però non è fatto né bene né male. Però diciamo che adesso dobbiamo capire se dire effettivamente questi ruoli. Io direi di sì, che dici Livio? Facciamo che al tre lo dicono contemporaneamente. Scusa, e quindi il terzo ruolo è di un morto. Allora, io spero che un morto, cioè che Ivan sia lupo, effettivamente. Perché... Se no, vabbè, in realtà no. Oppure azzecchiamo stasera per forza. Sto facendo mente locale un attimo delle votazioni che ci sono state prima. E il tuo ragionamento fila abbastanza. Il ragionamento che hai fatto te. Viceversa, comunque... proviamo un'altra. Cioè, proviamo al contrario. Se loro effettivamente sono tutti buoni, allora diventa sospetto Sergio e te ai miei occhi. Ci possono essere due lupi, siamo cinque, no? Dal mio punto di vista ovviamente siete voi tre. Però tu hai fatto un buon ragionamento. Vabbè, io so ovviamente io sono che c'è molto un ruolo in buono su Gianluca, pure io per, su le, te, per le votazioni. E io su te, perché quando sei lupo agisci un po' come stai a fare adesso, un po' taciturno, un po' che parla, però in realtà molto sto cercando di capire. Però non stai a cercare di capire come cerchi di capire di solito. E non è un'accusa, è semplicemente una vibe negativa. Io sto cercando di far uscire almeno il giustiziere tendenzialmente. Sottolineo che morto, non è un'accusa, io voglio sapere i ruoli morto, che hanno loro due. Se siamo però avvantaggiati. Ma tocca capire i ruoli che hanno loro, secondo loro me due. Uno loro dei due hanno è un morto ruolo, da ma non boia, sappiamo sono quale. Sincera, uno dei due è morto da boia e l'altro ha ammazzato dei lupi, sì. Secondo me il giustiziere era Meliador. Meliador. Cioè, io... Chi dei due secondo te era il boia? Per come l'avevo ragionata io prima, Marra. Però, okay, non lo so. Scusami, cioè, io a logica credo che sia più probabile... Cioè, sono entrambe altamente improbabili, ok? Sia che un boia si esponga così tanto per fare un'uccisione... La vedo dura. Secondo me non soffermiamoci molto su questo. Io voglio sapere, sapere il ruolo delle due donzelle. Perché lo vuoi sapere? Per vedere se una delle due bleffa. Certo. Sì, ma non c'ha senso perché se c'è il boia. Sì, no, c'è... se c'è il boia adesso e i lupi e noi sveliamo il nostro ruolo, la notte il boia indovina uno di noi
E è persa la partita. Quindi secondo me non c'è senso. Poi se il boia era veramente uno di loro, dai. Ma secondo me non c'è senso. Scusa. Se allora, no, aspetta un attimo, Olivia. Allora, se il boia fammi... è vivo, vuol dire che il giustiziere era sparato. Ok, allora, io credo. E il giustiziere non si sta facendo avanti. Boia, non stavo dicendo, è più probabile che il giustiziere sia morto che non il boia che ha fatto. Esatto, il boia è morto, dovete dirlo. Si devono concatenare due cose. Potrebbe essere che Alex Metti era il giustiziere, ha sparato a Marra la notte. Esatto, esatto. È quello che reputo più probabile rispetto a un boia che si suicida. Sono tutte, tra le due, cioè se devo scegliere è una molto, delle due. Sono tutte e due molto improbabili. Ma il boia è morto. Siamo d'accordo. Vota. Morto su. Esattamente, stavo per dire, si parte da Giorgio. Livio Marcone. Lasagna anch'io. Quanti siamo? 1, 2, 0. Aspetta. Giorgio. Ah, giusto. 2, 2, 1. Tu sei 2. Ah, è vero. L'avevo scordato. Livio. Com'è che era 2? Livio 2, 2, 2. Lasagne. Io voto ancora Sergio. Due Livio, tre Lasagna, uno Sergio e due Giorgia. Io voto Gianluca. Come stiamo messi? Due, tre. Tre, due. Tre vanno al ballottaggio, corretto. E rimane il voto a uno solo. Se no, potrei anche levarmi. In realtà, votando me. Votando il voto. Ah, ok. Gianluca. Ok. Quindi Gianluca. Sceglie Sergio. Tutti al ballottaggio tranne Sergio. Io mi sono portato dentro. Potevo tirarmene fuori. Mi sono tirato dentro. Perché secondo me Gianluca a me mi puzza. Secondo me però Gianluca è il boia. A me finché non sento il ruolo di loro due. Esatto. Io non ho intenzione di dire il mio ruolo. So che, cioè, sono un ruolo ma non lo dico. Ah, ma a questo punto votato della me, partita. Allora, vi spiego cosa ha fatto Gianluca. Ha votato me in modo che noi votassimo lui e lasciassimo in pace Lasagna, che in realtà è il vero lupo. Questo è quello che credo. Io non posso essere il lupo perché all'inizio. Perché continui a votare Sergio? Perché non lo so, mi dà la faccia da colpevole. Quindi non lo sai, è una vibes che. Sì. E come fate a sapere? Che ruolo hai? Diciamolo altri insieme. No. Perché no? Che non voglio dirlo. Basta perché non è partita, vero, perché stai fingendo. No, posso dirti perché non sono il lupo. Perché all'inizio. All'inizio di questa giornata io ho chiesto se i lupi potessero uccidere due persone. E se fossi stata al lupo, okay, l'avrei visto. Beh, effettivamente. Adesso, Giorgio, se vuoi dire il tuo ruolo, il ruolo. Secondo me ti sei tradita rispondendo alla mia domanda. Questo dico. Allora, prima loro hanno chiesto se c'era il giustiziere. Ok? Sei d'accordo? Sì. Nessuno ha risposto. Quindi abbiamo detto probabilmente è morto. Quindi è giustiziere. Quindi rimangono due ruoli. Okay, ok, il veggente e il cavaliere. Ok. Ok. Se io ti ho chiesto perché continui a votare Sergio, quindi non lo sai. No. No, non lo sai. No, io sto quindi votando. Quindi sei il veggente. Quindi cosa sei? Il cavaliere? Non te lo dico. Non è possibile perché il cavaliere sono io. Va bene, allora. Quindi Lasagna lupo, dai, per favore. E Gianluca boia. Mi ucciderà stanotte, no, però so, credo che vinceremo. Ma non perché so, Marra boia. Era io so lupo. Buono, Gio, so villico proprio. Te l'ho detto prima. Io sono villico. Spengo tutto. Giorgio, okay. Ma perché tu continui ad... Si sente, amici? Io a questo punto della partita ti seguirei comunque. Perché il fatto che lei non dica il ruolo è molto sus. Dillo tu che lei ruolo molto... sei. E lei l'ha detto. Cavaliere. Sei il cavaliere.
Okay. Eh sì. Infatti sei tu il lupo perché sono io il cavaliere. Ecco, ok, perfetto, regà, lei è il lupo. No, sei aspetta. Tu il lupo. No, non mi pare, visto... Sono io il cavaliere. Sì, ok, va bene. Giorgia, ti sei fregata. No, non mi sono fregata, sì. Tesoro, ma tanto vabbè, lo sanno tutti, quindi non c'ho problemi. Sentiamo pure Sergio e Livio. Non posso. Ah, è vero. Un po', sono io e... Ah, tu e Livio. Vabbè. Tutti tranne Sergio potremmo parlare. Comunque ho protetto e tutte le notti è. Livio. Occhio. Non è vero. Tu che hai protetto? Io ho protetto lui una partita e? Livio l'altra. E l'altra? Sì, erano due. Ah. Sai, Giorgia, sai che, Giorgia, sai che effettivamente adesso la sospettata numero uno sei diventata tu? Sì, Gianluca, bravo, bravo, bella mossa da boia. Ma non sono un boia! È tutta la partita che sto giocando a buono, non so Giorgia. Boia. Puoi parlare, però sei diventata la sospetto numero uno. Riga, veramente, cioè, sei troppo sì, ma lei è più genuina. Tu sei brava a giocare, hai fegato un botto di volte, ma lei mi sembra genuina, cioè. Ma lei mi sembra proprio davvero il vero cavaliere. Ti pare che mo della prima partita Livio, ti breffa prego, così alla grande? Dai, Livio, a me dai, che ti ho protetto una partita. Livio. Mi sembrate tutti pazzi. Allora, mi sembrate tutti la cosa è... impazziti. Ma ammazzavo Giorgio. Io sono Giorgio, sicuro che sono proprio salvo, proprio qua dentro. E Giorgio è il lupo, sicuro. Ma tra le due credo più cavaliere lei. Provate adesso che dite. Mamma mia. Ma... l'ho appena cambiato, vediamo se... No, vai. Voce! Vai, ci stiamo. Vai. Ok. Mi avete messo in situazione di merda. Ah, devo salutare? Oh. Oh. E allora, signore e signori, la partita è finita, vincono i lupi. Come i lupi. Vincono i lupi. Io ero il cavaliere. E lei era... Allora vi dico i ruoli, fermi, vi dico i ruoli. Lupi, Livio e Sergio. Boia, Alex, cavaliere, Giorgia, veggente, Marra, giustiziere, Agnese. Cioè, il cavaliere e il giustiziere litigavano. State fuori, ma raga. Ma ti sei suicidata puntando me? Come? Io stavo scillando. No. Ti sei suicidata? No, tu? Lei mi ha ucciso a me. Io non ho scelto. Ah, ok, non è vero. Oh, i lupi. No, i lupi non mi hanno ammazzato. Lei mi no, ha sparato. Okay. No, andata bene. Io, Alex, ti ho ucciso perché di essere cavaliere. Quando ho fatto il medio a Ivan, no, e quindi ragazzi, sapevo che mi avresti votato la partita dopo. Ma io ho dato calcio champagne qua, Ma in che senso? Scusate, ma c'è Ivan Grieco che viene da me e mi fa vedere Gianluca e lasagna lupi 100%, non ha capito un cazzo. Ma se non sei il lupo che te ne frega, cioè non ha senso sta roba, però ok. Però ci ha preso, se sì, però non ha senso la giustificazione che mi ha dato, cioè. Io lo sai che comunque Gianluca, quando io ho percepito la stessa cosa su Livio di te, nel momento quando tu hai detto quella cosa, io ti avrei detto la stessa cosa. C'è stato un momento in cui tu hai risposto a Giorgia, eri lupissimo. Livio era palese. Guarda, lupo. Sei stato fortunato. Infatti che mi hanno rovinato l'attenzione loro due, perché io sì, stavo buono. Tra l'altro non fatto nulla, io pure Sergio inizialmente tutto voi, io sono tirato porco fuori. Dio, io che non seguo le mie vibes. Oh, io al ballottaggio mi sono buttato dentro. Tra l'altro, da veggente, io prima notte guardo te, ti uccidono. Seconda notte guardo Giorgia, muoio io. Poi Livio, secondo... Io sì, pensavo ma lei, boia, che io fossi il lupo, Livio che io e Sergio il cavaliere. Lupi a un certo punto. Lei proprio non l'avevo considerata come santo boia. Santo cielo! No. Non sarebbe cambiato niente perché lui era lupo, ok? No. Non sarebbe cambiato era niente. Era comunque finita da un pezzo. Ma infatti... Era una bella... entertainment. Ma infatti la fregatura è che troppi... Io la... Segava proprio, sì, Livio si segava copiosamente, cioè. Ma scusate, ma Giorgia è morta? Ah, perché l'ha ammazzata te? No, okay. No.
Sì, sì, io mi stavo troppo divertendo a vedervi discutere che dovevo solo... Sì, 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 no, no, ha detto solo che il noise gate è alto. Ragazzi, è stata... No, ma ci sei... Ma ragazzi, comunque è stata una follia. È stato folle, c'era... Io non sapevo più, mi veniva da ridere perché si accusavano i buoni. I buoni si sono solo accusati. Lasciato Sergio da solo a votare buttandomi dentro, è stato perfetto, perfetto. Poi loro due si sono messi a litigare, ho detto oh, Gianluca a una certa sembrava tipo un botto, io ero l'unico sei. Sì, ma il cavo l'abbiamo sempre usato, ma oggi il fatto, l'unica cosa è che sono stati mischiati i microfoni oggi perché hanno fatto delle prove. Forse c'è un noise gate che è stato impostato con un altro modello di microfono e con questo non va bene. Però addirittura che non sentite mi sembra un po' estremo. No, clip. Il gioco della risata viene benissimo con un microfono. Ciao. Vabbè, comunque, scusate un attimo, scusate un attimo. Vabbè. Allora, mutalo e basta, usiamo un microfono. Usiamo quello, poi chi muore magari si scambia. Se tipo muore uno di questi tre si scambia. Allora, io però vorrei fare una domanda. Ok, Giorgio fa il master. Ma scusate, perché non avete detto i ruoli? Perché no, se infatti... Giorgia diceva... Ferma un attimo! Se Giorgia diceva io sono il cavaliere, io sono il giustiziere, rimanevano per forza Livio... Ma infatti io mi sono rimanevano arreso... Livio e Sergio. Io mi sono arresa a questa cosa, però al secondo turno, in 9, bisogna sempre dire i ruoli. Ma certo! Perché se no si perde coi ruoli ma nascosti, perdi, non ma perdi senso. Matematico così. Però non si fa mai questa storia, e per qualche motivo... Perché era importante... No, ma poi era ottimo, perché lei diceva io ho ucciso Alex... Ottimo. Poi rimanevano Livio, Sergio e Gianluca. Sì, li mandai tutti e tre al ballottaggio. Sti ragazzi, appunto. Tutti e tre al ballottaggio e ne ammazzi uno. Tanto Gianluca l'ha giocato palesemente da buono, quindi. Vabbè, comunque, allora o lasciamo gli stessi ruoli o mettiamo l'insino al posto del boia. Possiamo mettere l'insino e fare il cavaliere cangiante. Sì, dai. Aspetta. Te la senti? Ah, un attimo. Cioè, ho appena capito come si... Se volete cambiare ruoli, cambiate. Ah, vabbè, ma tanto... cambia poco. Dai, allora facciamo la stessa partita, cioè stessi ruoli e la terza mettiamo un nuovo ruolo, dai. E dai, è top. Quante sub stiamo? Dai, 68, regà. Una cifra, top, top. Io ti ho difeso dall'inizio, dai, brutto bastardo, dicevo, porello, sicuro. La prima notte io ero indecisa fra voi due, poi ho detto, se muore Livio pure oggi, non me la sento proprio di sta qua. Vabbè, ce può sta. Vedi Livio, ti sei meritato tutte Bravo, quelle morti. Colpa. Ragazzi, oggi sono vestita perché Davide ha detto che vado sempre troppo nuda. Ma non è vero, guarda che mamma mia, che diffamazione assoluta. Ci vediamo in tribunale. Sì. Sì. Yes. E la carta del boia è sempre quella in... Sì, sì, identico, identico. Comunque sai, ci sono bravo al primo ballottaggio, eh? Sì. Perché comunque sia, poteva essere buttato fuori, invece sono bravo perché non l'avrei votato manco io. Sì, sì, sì. Alla fine quando mi hai detto... Ragazzi, ma perché? Meliador aveva capito tutto, alla fine mi guarda e mi fa... Dai, che sta a mandare carte. Ma perché lo sai? Perché ero convinto che lei avesse davvero un ruolo. E ce l'avevo un ruolo. E no, infatti ce l'avevi, però ho detto, lei ha davvero un ruolo. Giorgia, mi sembra che stia giocando da buona. Se i buoni si stanno picchiando... C'è qualcosa che non va, ci sono troppi pochi cattivi, ma non può essere, non ne abbiamo uccisi di cattivi. E quindi, cioè, vabbè, non sapevo bene... Oh, per sto misunderstanding, te a me non mi puzzavi, Giorgia, poi con quel misunderstanding, perché lei si vedeva che era buona da come parlava. Nella mia testa. Infatti ho detto, rivedete i ruoli, allora, tre villici, due lupi, tre villici, due lupi. Boia, cavaliere, giustiziere e veggente. Yes. Grazie, boss. No, identici proprio. Allora, distribuzione delle carte per la seconda partita. Grazie, Mvabe. Prego, mischiate bene, Gio. Cioè, a Livio gli ha detto un culo. Fin dal principio, no, ma è buono. Come le Meliador. Ma io stesso dico, mi sembra strano che Livio ammazza Meliador. Quindi ho messo da parte. Bravo, Livio, bravo, bravo. Grazie. Facci tua. Olivio Bello era una cosa inaccettabile, cioè. Però ha detto Vieni, belli perché eravate tutte e due la stessa scuola, perché abitano insieme.
I coinquilini lupeschi. Ui. Che gioca pure Marco? Ui. Ui. È tornato. No, è tornato. Compare Lupens. Lupenso. Comunque, grazie per la sub. Hanno vinto i lupi la partita prima, ragazzi. Adesso si sente, dicono. Il capo che praticamente è stato tirato. Te lo pigio dentro, funziona. Solo se lo vedete parlare così, se... No, no, lascia perdere, dai. Lascia perdere, compriamo un cavo. Ma scusa, non si può staccare... Really, really hot. Allora, ruoli sono chiari, ragazzi? Perfetto. Stessi ruoli di prima? Microfono a... al master. Stessi ruoli di prima? Eccola. Stessi ruoli di prima. I ruoli sono uguali, le carte avete rimesse, avete caos, tutti avete visto tutto. E non avete visto nulla. Ok, Simone. Ok, Simone. Non ho capito se è il cavo o no. È il cavo? Ma per caso è il cavo, Simone? Ma è Simone. Un film o un cavo? Esatto. Ok, ci siamo. Ma è il mic o il cavo? Allora, leviamo la chat, Marco. Grazie, Bosco. Oh, intanto dai con sti sub che ne mancano pochi, eh. Questa qua è l'ultima partita se non arriviamo a 100. Quindi dai, 26 sub mancano. Se no non vedrete più meglio dor coi boccoli d'oro. Allora, amici, chiudete gli occhietti. Si va a nanna. No, che cosa, Marra? Luce. Luce, per favore. Luce Luna. Allora, amici, in questo villaggio chitanico, i lupi sono cresciuti, si sono presi gioco di noi. E ora ci saranno dei successori. Ebbene, lupi, aprite gli occhi e mostratevi a me. Bene. Adesso che il boia apra gli occhi e si mostri a me, per favore. Bene, lupetti e boia, aprite gli occhi. Ora chiudete tutti gli occhi e riposatevi. Riposatevi, che vi servirà. E apra gli occhi il cavaliere! Con lo scudo! Perfetto! E li chiuda. E li apre il veggente con la sua bellissima palla di vetro. Ottimo. Li chiuda. E infine li apra il giustiziere. O come mi piace... Cioè, o come Dexter lo chiama, che mi piace tanto. Il pistolero pazzo! Bene, grazie. Pistolero, chiuda gli occhi, caro, carissimo. Immenso. Pistolero. In Benson. E aprite gli occhi che è giorno! E purtroppo... È giorno, ma è presto, perché ancora... Mi stava è l'alba, è purtroppo ci lascia Gigi. No, Gigi, no. Chitano si è salvato perché aveva abbandonato il villaggio stanotte. È il villaggio chitanico, okay. Questo, in onore di Chitano. Allora, ragazzi, io mi candido come sindaco a sta botta. Sì, perché insomma prima è stata una partita vergognosa. Pure io, perché mi sono rotto il cazzo. Esatto. Ma pure io, perché prima è andata talmente bene e mi è anche tutti piaciuto. Quindi devo dire che sono le stesse vibes di prima. Dai, pure Max. Il mio programma elettorale è meno lupi per tutti. Meno lupi. Cacceremo i lupi da questo villaggio. Invece va bene? Al contrario. Dobbiamo avere più lupi per addestrarci a ucciderli. Ok, vabbè, è la scuola di pensiero. Più, si diventeremo noi i lupi. Prego. Allora io preferisco, io vi dico a metà, i lupi devono rimanere così. Almeno pari, non va bene il così, cazzo. È equilibrata la partita. Va bene, dai, votiamo a partire da Livio per il sindaco. Allora io, Meliodor, Gianluca, Max. Fidatevi di me, ragazzi. Risorgeremo. Va bene, Marra, dai. Grazie, voto merito. Tagliategli la testa! Io mi voto da solo. Io voto Gianluca. Grazie. Chi sono i candidati? Noi tre e Max. Ammazza, tutti i sindaci. Sindachetti. Sindacalisti. No, beh, mi fido più di Marra come sindaco. Io direi Gianluca.
Io devo dire che la mia candidatura è andata benissimo. Voto Marra. Ah, ti puoi pure autovotare. Ma puoi autovotare? Voto Marra. Ok. Cazzo, stavo per votare te io. Bravo. Quindi? Due Meliador. Ma come sono arrivati i cavi? Ammazza che velocità, oh! Dai, come funziona, oh? L'efficienza di Amazon nuovo è servizio, a sorpreso tutto. Nuovo servizio. Vabbè, ma Amazon è efficiente, zio. Amazon. Ordinati 5 minuti fa. Ammazza, oh. Incredibile. Allora, ok, quindi siamo due voti io. Hanno due voti Meliador e uno Max. Ma io guarda, no, caro Sergio, voterò la persona migliore tra i tre. Quindi me stesso. Quindi a quanto stai? Tre. Dai Marra, dai, prima ho fatto io Marra. Grazie, dai, non ragazzi, ragazzi, grazie mille. Non lo so. Grazie per questa fiducia. Non lo so. Grazie, grazie mille. Vabbè. No, Gianluca è stato un buon sindaco, però purtroppo la partita non è andata come doveva andare. Il villaggio chitanico festeggia per il nuovo sindaco. Grazie. Un po' ragazzi. Estremisti questi cittadini che hanno votato per... Vabbè. Però, è giusto, vabbè. Regole più dure. Ok? Va bene. Un applauso al nuovo I sindaco. I clandestini lupi non li vogliamo qui. Non li vogliamo. Volete aggiungere qualcosa o si può andare a dormire? Ci stavano delle porte. Perché avete fatto baldoria, siete stanchi. Che Marco? Sì, forse io aggiungerei un grosso ma secondo me muoio, quindi la dico subito questa cosa. E io e Meliador siamo salvi 100%, perché se no lui avrebbe avuto più di due voti. Lui in che senso? Non ho capito. E se lui si è autovotato, io ho votato lui. Il terzo cattivo avrebbe votato lui. Nessuno ha votato lui. Madonna, stasera sei veramente intelligente, Rivio. Grazie. Che hai preso la pillola di intelligenza prima di venire. Sergio, tu vuoi dire qualcosa? Io dirò solo una cosa. Diffidate di Marra quando fate giocate al primo turno, perché lui è in grado di nascondersi alla luce del sole. Senti, Lupetto. Poetico, poetico. No, perché penso di morire, lo dico. Te sparerò da giustiziere. Oggi partita interessante. Cioè, stanno ancora festeggiando per il sindaco, ancora non sono stanchi, ancora non vogliono andare a dormire. Questo io direi proprio... ancora... Ma... Andiamo. Vabbè, dai. Io direi che... Oh, ma fatemi fare almeno un giorno da sindaco, ma che è? Tutte queste ombre su me. Mamma mia, che vergogna. Siete proprio un paesiello siamo. Siete così stanchi che... Vi addormentate con la luce accesa proprio. Ormai vi addormentate con la luce accesa. Va bene, allora faccio pure io una dichiarazione, posso? Vai. No. Come no? Perché no? Dai, andiamo a dormire, fai questa dichiarazione. Dai, dilla, dilla. Che il cavaliere mi protegga. No, oh. Mi raccomando. E buonanotte. Arzecchio. Buonanotte. Guarda se tutti gli occhi chiusi, queste luci. Sì, sì, buonanotte. Ignorate Marco. È il fantasma chitanico che si aggira fra... È sopra di me, non posso ignorarlo, mi sta toccando. Non ti sto toccando! Me la sento qua dietro. No, vabbè, a parte gli scherzi. È notte, dormite. Pure con la luce accesa, tanto sono stanchi, Marco. Non ti preoccupare. E dormite. Dormite tutti. Però i lupi sono un po' meno stanchi perché c'hanno fame e si svegliano. E mi dicono pure chi vogliono trucidare per... riempirsi, va. Ok. Chiudono gli occhi. Che li apra il boia e mi dica se vuole indicare o no qualcuno. Bene, bene. Li chiuda. Li apra il cavaliere. Mi dica chi vuole proteggere sta noce. Va bene, li chiuda, li apre il veggente, mi dica chi vuole guardare sta noce. Li chiuda, li apra il giustiziere, pistolero pazzo, mi dica se vuole sparare sta noce. Bene, li chiuda. Ed è giorno!
E dopo la serata di ieri, di continui festeggiamenti per l'elezione del sindaco, si festeggia pure oggi perché non è morto nessuno! Olè! Dai, top, 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 top. Prego. Molto buono. Com'è possibile che i lupi si sono sbagliati? Cioè, boh, io non ho veramente parole di questa cosa. Perché te ne dispiaci, scusa? No, sto cercando di capire chi hanno votato. Vabbè, palese che magari hanno provato a uccidere me. Mamma mia, che egocentrica, vergognosa. Mamma mia, a parte perché secondo me sei palese tu. Con me, sto giro? Ma perché proprio questo flex fastidiosissimo. Palese che hanno provato a uccidere me. Ha dovuto dire l'ultima cosa a occhi spenti, dai, su. È ridicola. Ridicola! E in quanto sindaco te lo becchi? Secondo me invece no. Dai, su. Vabbè. Io invece credo che il cavaliere sia una persona molto acuta. E alla fine ero io il cavaliere. Marco Chitano. Madonna, Chita, mi sta facendo venire ansia. L'ultima volta che hai detto questa cosa su un ruolo eri tu. Quindi, occhio, Melia. Se perdo pure questa, me ne vado a casa. Grazie, se perdo pure questa, me ne vado a casa. Qui, qui. Grande Chitano! Grande Chitano! Non si deraglia, non si deraglia. Vabbè, comunque ragazzi, in realtà siamo a cavallo. Comunque una notte dalle palle ce la siamo tolta. Una notte da leone. Il che non è male. Io seguirò, io prima ho votato Sergio su una semplice vibes, ok? La stessa vibes ora ho su Livio, per le parole dette poc'anzi. Per le parole dette poc'anzi. Ce l'hai sempre con me! Sì, però sai qual è il fatto? È molto carino quando non muore nessuno darsi uno sguardo intorno. Diciamo che la tua faccia, poi, accompagnata specialmente da quello che hai detto dopo, questa è la che mia io faccia. Ti dico... ma l'espressione che hai utilizzato era un'espressione tipo di... greve che non è morto. No, nessuno. No, era... mi sembra strano. Cioè, hanno votato proprio la persona sbagliata. Oppure il cavaliere è stato molto smart. E comunque, ripeto, io sono... Se smart è un sinonimo di sculato, sì, sono d'accordo con te. Io sono sicuramente buono insieme a Francesco. Meli, perché è stato intelligente secondo te? Perché pensa che ha protetto. Esatto. Pure, sì. Cioè, secondo me era telefonatissima andare su Alex. Io fossi al cavaliere non sarei andato su Alex perché i lupi non sarebbero andati su Alex, se Alex è buono. E... Non ho mai chiesto una cosa del genere da cattiva. Beh, oddio. È stato un gioco che non ho mai fatto. Beh, mi fido. Ma decade dal momento che l'hai detto ora, comunque. No, vabbè. Okay, richiedo allora di nuovo la professione del cavaliere, se non l'ha già fatto. Va bene. Strategia. Beh, il cavaliere sa. Allora, è un cavaliere double fast, ma anche il veggente. Il cavaliere sa che se ha protetto qualcuno, il quel cavaliere qualcuno sa era chi buono. È buono. Sì, questo... Poi, chi si è candidato oltre? Tu? Io, Gianluca, Max e Merito. Tra voi tre c'è un cattivo. Solo uno, però. Solo uno. Perché? Perché due cattivi non si candidano insieme. È improbabile. È diciamo. Molto, sarebbe molto stupido, secondo perché me. Perché non si candidano insieme? Boh, secondo me sarebbe un po' stupido. Queste sono le cazzatine di Livio, no? No, cioè, queste cose che non so scrivere. No, il cattivo se ne candida uno e gli altri votano però, quello. Però rielabora la frase. Di un bel secondo me enorme, perché in questi casi, Livio, francamente, la tua teoria fa acqua. È ovvio che è secondo me. No, però detto così sembra una cosa statistica e tu de statistica ci capisci. E la statistica non è una scienza esatta. Sentiamo pure Ivan, Max e Lasagna che hanno parlato poco. Democrazia qui al villaggio. Sto giro non ho niente da dire, osservo. Ma Livio molto chiacchierone. Io mi fido di Alex, penso che Alex sia buono. Quindi Alex cattiva. Ma quando mai?
così mi dovrei esporre per difendere. Ma tu non capisci un cazzo, Livio. Pensa agli anime, porca puttana. Hai 40 anni, ti guardi. Per favore, ti guardi One Piece. Ti guardi Naruto, One Piece. Cosa stai dicendo? Che vuol dire? E apri la mente, Digimon. Merda, sei vecchio dentro. Sei la politica. Gente, no, perché adesso mi devi condannare a morte? Non ho capito. Però sto scherzando, era una battuta. Cioè, non ho mai fatto il gioco di chiedere protezione se sono dai, Alex, questa cosa non ha senso. Solo sei pure tu. Andiamo avanti. Comunque, secondo me sei buono. Perché secondo me sei buono, ma dici stronzate. Secondo me sei tu cattivo. Ma perché ti sto contestando. Sì. Allora, ha senso dire questa cosa, non l'ho mai fatta. Che vuol dire? Non è un'argomentazione. Ah, però quando dite che vale, che di solito gioca così quando è buono e quando è cattivo, sì. Se ma se lo dici tu stessa. Ma non ha senso. Ti crei da sola la difesa. Poi secondo me sei buona, okay, ma non c'entra questo discorso. Vabbè. Max, sentiamo Max pure e Sergio. Vabbè, difendetemi, proteggetemi. Dillo un'altra volta. Lo ripeto. Che il cavaliere protegga Alex. E famo questo, siamo capiti. Intanto se mettiamo dalla parte giusta. Sono molto buono. No, a parte gli scherzi. Allora, vi devo dire che ci stanno dei... Nonostante a sensazione secondo me Livio sia buono, però questa modalità giochereccia particolare mi disturba. Ma sono sempre un coglione. No. hai ragione, di solito sei un coglione. Oggi sei proprio una testa de cazzo, quindi sei evoluto. Lo sai anche, aggiungo pure una cosa per oggi darti fastidio. Oggi sei intelligente, fastidio. Quindi da coglione sei testa di cazzo. Sono capito? Molto intelligente oggi. Allora, e aggiungo pure una cosa. Sì. Se ci sono due cattivi tra quelli eletti, altro cattivo sei tu che hai votato Marra. Va bene, allora io, ok. No, se vabbè. Ci sono due cattivi alle votazioni. Grazie per averci dato questa valutazione. Grazie. Prego. Soprattutto dopo che è stato messo in mezzo. Fanne tesoro. Potresti stare zitto, per Dio? Parlo quanto voglio. Fai silenzio, bene, Dio. Bla, bla, bla. Madonna, che fastidio. Allora, io c'è... Parla! No, c'è lui, guarda, scommetti adesso. Ma non ti posso guardare! No, allora, no, a parte gli scherzi, in realtà è molto complicato, perché io pure a Vibes, secondo me, Alex è buona. A parte tutto. Ma c'è qualcuno che, secondo me... e non dirò chi per ora, è molto strano come ci sono tre persone che si stanno muovendo in una maniera un po' strana e quindi sono un po' guardingo, però ho paura di dirlo perché sennò alla fine mi mettono in mezzo. Sono sicuramente sono io. No, in realtà no, non lo dirò, però ho questa idea. Vabbè, io volevo dire due cose al volo perché penso che il tempo scarseggia. Però, Max, se non lo dici è niente. Un po' inutile. Non le dirò. È una sensazione. Okay. Sensazione e non c'ho delle prove che dico c'è cioè, questo, questo e questo. Okay, c'è la sensazione. Se non lo dici e dici solo che hai questa sensazione su tre persone, butti la cosa e comunque se la tua paura è che ti uccidono uno. No, vabbè, mi uccidessero, va bene. Io vi dico che però ci stanno, voglio osservare ancora, non mi vado a espormi in questo modo adesso. Io adesso non voglio espormi. Va bene, niente, io sono sospetto del fatto che lei non vuole parlare, dice che osserva, fa, non fa, non lo so, è una cosa che o è da cattivo o è qualcuno che ha un ruolo o è un semplice villico che se la sta cillà. Tutte e tre le opzioni, però voglio credere più che delle prime due. Non lo so, il mio dubbio su Marra continua, l'esperienza mi fa sentire che è il tipo di persona che si prenderebbe questo alto rischio di prendersi la visibilità del sindaco pure da cattivo. Quindi secondo me era quasi un tentativo di pulirsi quello di prendersi il sindaco, però a me non convince del tutto, tutto qui. Rispondere dicendo che vabbè non è una no crisi, no vabbè, che ci può stare in realtà in tutte e tre le letture, però hai detto un po' tutto il contrario di tutto alla fine. È vero, vero, quindi va bene, ci sta, non te lo contesto, dai. Andiamo ai voti questa volta da Gianluca. Livio primo turno. Lasagna. Davide. Davide. Davide, sì. Tre Davide, due lasagne e uno Livio. Lasagna. 3-3-1. Anche io voto Livio. 3-3-2. Davide. 4-3-2.
Lasagna 4-4. Quindi andiamo io alla lasagna? Sì. Eccoci qua. Vai, prego. C'è un ruolo? No. Io sì. Che ruolo sei? Il lupo. Non te lo dirò visto che c'è il boia. Secondo me invece o tu o Gianluca siete i lupi. Mm-hmm. Perché quando Giorgia durante la notte, sì, durante il momento dei lupi, sì, c'era più rumore, più sbattimento dei piedi in quella zona di là. È un po' relativo. È merda prima con... Perché? Col Meda. Appunto. Io ho detto una cosa a Meda, ovvero Livio non può essere il lupo perché è brutto, era il lupo, quindi secondo me no, vabbè, ma... sono bello in concentriamoci su altro. Vabbè, ci sta perché comunque non ha mai giocato con noi, comunque esatto. Ti dico che io spesso, cioè adesso non lo so sinceramente, però in generale spesso lo faccio apposta, tipo c'ho un ruolo che non so, lo faccio così, sbatto i piedi più forte, non l'ho fatto in questa notte. Io sono però... io con iniziare a sbattere i piedi come stava cosa dei realtà... lupi, perché sai che a volte sento quel meme, ti faccio un esempio, sì. No, è una cosa okay. In realtà per prevenire il meta la mia, penso un po'. Comunque vabbè, non mi sembra un'informazione. Vabbè, però io non è rilevante. Nessun ruolo. Io ho un ruolo zero. Ho un ruolo buono. Se boia vuole, il boia vuole provare la roulette russa su tre ruoli, lo facessi. Questo è quello che devo dire. E se avete ascoltato, forse potete capire anche perché sono stato un po' aggressivo con Alex. Non perché sia convinto che lei sia il lupo, tutt'altro. Ma te ne affanculo. Non puoi rispondermi. Non puoi rispondermi. No, ma è importante quello che vi sto dicendo. A proposito, no, però devo dire una cosa per la funzione della live di Lupus. Dalla prossima settimana ci saranno i cartellini gialli e rossi. No, non è vero, questa qua è una cosa che in realtà già avevo deciso. Ottimo. E verranno aggiunte altre cose. Quindi chi parla la prossima settimana, bellissimo, quando non deve parlare, si becca il giallo. Se si becca due volte il giallo, salta la prossima live di Lupus. Ok. Come nel calcio. Come il campionato. Ma i gialli si accumulano? Cioè, certo. Se io ne faccio, no, se io ne faccio calcio, uno, se io ne faccio, e la volta dopo ne prendo un altro, prendo il rosso. Vedremo. Si resettano. No, però, per ora si resettano. Però tipo ogni 5 gialli salti una live uguale. Ok, va bene, comunque il mio discorso si è completamente perso, spero che abbiate ascoltato e intuito un minimo, basta, non mi espongo ulteriormente. Ho ascoltato molto bene. Marra. E Agnese. Agnese. Mar. Agnese. Davide. E poi? Voglio responsabilità e figli. Agnese. E muore la dolce Agnese. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolato. Poi non la so più, non me la ricordo. Vabbè. Allora, è notte, andate a dormire, andate a dormire. Agnese dormirà di più. Per sé. Però, fino al bacio del vero amore. Fino al bacio del vero amore, hai ragione Ivan. Allora, lupetti, lupacchiotti, aprite gli occhi, chi volete uccidere stanotte? Bene, bene, chiudete gli occhi, che li apra il boia e mi indichi qualcuno se vuole. Ok, boia. Che li apra. Ok. Ok, infatti farite perché è come quando dicono ok Marro, ok Simone, ok Gianluca, ok boia, ok George. Li apra il cavaliere e mi dica chi vuole proteggere.
Ok, li chiuda. Ho strappato un foglio. Vabbè, non fa niente. Il diario di Ryan. E vabbè, andiamo avanti. Che li apra il veggente, per favore, mentre io riparo i miei danni. E mi dica chi vuole guardare. Chiuda gli occhi. Che li apra il giustiziere. Mi dica, vuole sparare? Bene, li chiuda. Ed è giorno, ed è giorno. E ragazzi, ve lo devo dire, quello che era stato risparmiato il giorno prima è morto oggi. Infatti sono due morti. Due, così. I coniugi Alex e Marra. Grevissimo. Ed è giorno. Un'altra volta morti insieme. Uniti pure nella morte. Vabbè, fuori i ruoli, dai. Fuori i ruoli. Però voglio dire una cosa in generale per il gioco. Mo, vabbè, sta partendo da così. Allora, io non lo so che cosa è. Perché la gente è morta. Però quando non muore la persona la prima notte, noi abbiamo guadagnato un turno. Cioè, eravamo dispari. Quindi quando si è dispari, non bisogna mai uccidere da giustiziere. Adesso non so se il giustiziere ha sparato, perché magari ha fatto il boia. Deve essere pure il boia che ha zeccato. No, ma infatti poi vediamo. Però in generale, questa è una regola che dico adesso, così poi la teniamo. Quando rimaniamo in 9, 9 meno 2 fa 7. 7 non c'è stallo in 7. In 6 c'è stallo, in 7 no. Quindi quando si è dispari, il giustiziere è meglio che ritarda di un turno rispetto a farlo subito, perché adesso invece non ci abbiamo più quel vantaggio che avevamo prima, perché mo siamo di noi in 6. Capito? Secondo me Alex e la giustizia ha sparato a mano. Però possiamo ristabilire questo vantaggio molto facilmente, perché uno dei lupi è morto ed era Marra. Quindi sei il veggente? Sì. Ok. L'hai visto stanotte? L'ho visto stanotte. Ok, allora quale hai visto prima? Allora, all'inizio ho visto Alex ed era buona, poi ho visto Marra ed era cattivo. Ok. Ok, quindi. Allora, però prima no, prima cosa, c'è il giustiziere? È Kime. Ah, okay. Ok, quindi vabbè, quindi hai ucciso Marra? Sì. Va bene, va bene. Io ero convinto dal turno 1 che mi puzzava, più ho giocato più ci ho creduto. Vabbè. Puoi però, crederlo, però ok, io credo bene. Che vai, scusami. In generale io avrei aspettato, cioè, no, ci sta, la tua logica la comprendo, cioè, per evitare lo stallo. Non hai paura di morire, però hai paura di morire sto turno, non credo, no? No, non avevo paura di morire. Vabbè, comunque andata bene, ma effettivamente se Ivan mi pare buono, molto strano con quanta gente, tra, cioè, normalmente se uno esce il ruolo tutti votano l'altro, no? Tutti votano il villico della situazione. Sì. Abbastanza persone erano convinte che era lui da votarlo e poi Gianluca l'ha salvato. Ma dici che io ti posso dire perché comunque tu intendi la mia scelta finale. Sì, sì. E io mi sono ritrovato davanti una persona che diceva di avere un ruolo e una persona che diceva di non avere un ruolo. Io mi sono basato unicamente su quello, dico la verità. Ci ho pensato. Anche Max ha votato Agnese comunque. Che devo fare? Ma pure io ho votato Agnese, eh? Pure io ho fatto il change, io vi dico perché io ho sospettato di Marra dall'inizio. Poi a un certo punto in realtà volevo vedere gli altri due come si comportavano. Ero sicuro che Alex avrebbe votato da Davide, perché si muoveva in quel modo, volevo vedere in pratica come si muoveva Gianluca. E questa mossa di Gianluca in realtà mi è sembrata molto strana, perché Gianluca sa giocare molto bene. E quindi mi ha dato delle vibes un po' particolari. E io infatti, quelli che stavano giocando strani, che dicevo all'inizio, erano Davide, Gianluca e Livio. E stavano giocando particolari, in modo molto particolare. Cioè? Come vi siete attaccati, come vi siete mossi, Davide che a un certo punto si è eclissato, Livio che ha cominciato a essere più giochereccio del solito, tu che hai cominciato a fare una serie d'attacchi. Quindi questo è quello, erano i tre giocatori che ci avevo sospetti. Uno ci avevo preso, gli altri non lo so. Io sto giocando perché so di aver vinto. Va bene, io credo sono contento per te Livio, ma cioè nel senso io sono molto counterabile, eh? Nel senso a me mi sembra di sta giocare uguale a prima. Vabbè, io un altro dei motivi per cui me lo volevo levare, anche considerando però quello che hai detto tu, è il voto doppio. Cioè, ok, è che lui il suo voto vale 2.
Quindi non è sai, proprio. Lo sai che c'ha senso? Lo sai che ci sta? Guarda, io ti dico, io ero molto sospetto su Mara, anche perché secondo me la teoria di Livio di prima, allora, c'è una parte che non condivido appieno, un'altra parte sì. Quella che non condivido appieno è che non è detto che ci sia solo un cattivo tra... Infatti è proprio quello che è successo sta partita. Quindi tu sei convinto che siano due cattivi tra gli eletti? Che c'era più di un cattivo nei... Ok, non siete voi due, tu dirai per la logica iniziale. Però c'è una cosa su cui quindi sono d'accordo con Gianluca, Luca, io che appunto uno un cattivo c'era sicuro. E quindi anche a me Marra sembrava il più sospetto. Io onestamente, se fosse morta la persona al primo turno, l'avrei votato anche al ballottaggio Marra. Però ho pensato, non è morto nessuno, abbiamo un turno in più. Nella remota ipotesi in cui lui davvero c'ha un ruolo, ucciderlo con zero morti, esatto, mi sembrava troppo presto. Se cioè, non rischiavamo di arrivare in sei. Però, guarda, però l'ultima partita che ho fatto con lui si è salvato il culo fegando il ruolo, essendo lupo. Però, io ormai sta cosa. No, no, ma guarda, pure io zero rosico, fede, no, zero fiducia. A volte, però, succede più in là. No, no, va bene. Okay. Cioè, non è vero, era successo tipo al primo o secondo turno. Te lo dico. Vabbè, quando era VIP, non VIP, non mi ricordo neanche comunque, comunque tutto quanto è andato bene, perché Marra alla fine, a quanto pare, al lupo non solo, abbiamo due confermati sì, buoni. E c'è un boia pronto a ammazzare uno dei due, di cui io in realtà sono indifferente se non vi vabbè adesso. Ma il boia ammazza sicuro Ivan adesso, cioè, okay. Se è ancora vivo, perché magari lui invece è il boia. Ah, perché l'ha visto cattivo, ma non lupo. Vediamo, se Ivan rimane vivo il prossimo turno, sappiamo che Marra è il boia e non lupo. Posso chiederti perché non dovremmo sospettare di te? Per quale motivo non c'è un... Allora, perché adesso è successa sta roba. È successo il momento Meliador, ok? Succede che le votazioni prendono un rigor di logica di un certo tipo. Francesco prende e sale in cattedra e prende in mano la situazione. Quindi io ti chiedo, qual è la motivazione per cui tu sei esente da nostri possibili giudizi e dal perché tu possa non essere lupo? Allora, parto dal presupposto che questa cosa la faccio sempre, so buono, so cattivo, la farò sempre. Sei stato più in sordina fino adesso. E lo sai perché? Lo sai perché non ho reputato necessario farlo al primo turno? Perché l'ha fatto Livio al posto mio. Cioè Livio, il primo turno, ha fatto un ragionamento, secondo me, eccellente, la prima parte. La seconda meno, però non volevo andargli contro nella seconda, perché ho detto, cioè, nel senso, perché dover contrastare la cosa e perdere l'idea iniziale che era giusta? Cioè, c'ha molto senso il ragionamento che fa Livio. Cioè, io non lo so se al 100% Livio è buono e lui non sa se al 100% io sono buono. Però secondo me Livio al 90% è buono e secondo Livio io al 90% sono buono. Perché, al contrario degli altri, noi due siamo stati i primi due a votare. Ok? Nel momento in cui io ho due voti e sono magari un cattivo, magari anche lui è il cattivo, il terzo cattivo ti viene dietro per mandarti quantomeno a un ballottaggio di sindaci. Il fatto che dopo il secondo voto avevo due voti e poi ho fatto due voti alla fine, secondo me mi pulisce veramente a una percentuale molto alta. Cioè, poi può essere qualsiasi cosa, Beh, in realtà però... con te non può essere qualsiasi cosa, però va bene, ok. Io non lo so, non sono convinto. Scusate una cosa. Io sono il veggente, no? Tu hai detto che io morirò sicuramente. Secondo me sì, se il boy è ancora vivo sceglie te. Se il boy era Marra invece rimani vivo, quindi noi al prossimo turno avremo un'informazione in più. Se tu sei ancora vivo... Ma il cavaliere in tutto ciò? No, il cavaliere non salva il boy. Ok. È quello, cioè il cavaliere non salva il veggente. Il cavaliere ti salva dai lupi, ma non dal boy. Quindi se ci sono solo i lupi rimasti, i lupi devono rischiare di ucciderti col cavaliere e potrebbe salvarti. Quindi potresti essere ancora vivo al prossimo turno. Se c'è il boia dice Ivan veggente e Ivan è morto. Quindi al prossimo turno sapremo se il boy era Marra o meno. Mo non lo possiamo sapere, lo sapremo al prossimo turno. L'altro cattivo è tra questi due. A questo punto. Max ti è andato contro adesso e mi è puzzato. In realtà io avrei detto più Gianluca che Max. Io semplicemente perché dovrebbe essere lui e sono andato contro. Io ho sparato, io ho ucciso il cattivo. Io sono indeciso tra Livio e io Max. Sono dell'idea che però può più, essere pure che sono tutti e due vivi e siete voi due. La cosa è questa, ne ammazziamo uno. Se ammazzi il lupo hai vinto. Se ammazzi il boia non muore lui. Scusatemi un attimo, cioè, muore per un attimo. No, fermi un attimo. Per me fermi. La partita fermi. È finita. La partita è finita. Cioè io chiedo semplicemente, non ho accusato Meliador. Io ho detto,
perché sei salito in cattedra, di conseguenza per lui divento un cattivo e voi mi mettete in mezzo a me. No, no, come io funziona? Già, io già no, per Sergio, per Sergio. Per Sergio divento un cattivo. Lì, no, ragazzi, non scherzate. Non scherzate. Ah, se tu fossi buono in una situazione in cui stiamo per vincere, non hai bisogno di insinuare, secondo me. Io non sono d'accordo su questa cosa, perché noi tu stai dando per scontato, senza avere un'informazione che Meliador sia buono. Quindi io devo capire il fatto che noi stiamo tralasciando, perché noi abbiamo il primo turno, abbiamo puntato tutti Livio. Poi ce lo siamo dimenticato. Due turni ci siamo dimenticati Meliador. Ivan si è esposto, nessuno gli è venuto contro. Quindi è particolare. Adesso mi chiedo perché tu mi stai mettendo in mezzo così. A me mi puzza l'asse Gianluca Max al momento. Max, cioè il motivo per cui Livio ti ha detto quella cosa, che poi è un po' la stessa idea che ho io in questo momento, è che loro due sono confermati. Sì, loro due sono confermati. Io mi sto affidando a Livio. E da quello che ho capito, Livio si sta affidando di me. È tra loro due. Siete rimasti voi due. Ma tu perché? Io non capisco perché tu sei confermato. Ma io non ho detto che sono confermato. Non è confermato, ma diciamo che è altamente probabile. Ho capito, tu non mi hai detto. Loro sono confermati. Quello così. L'asse è questo. Ma perdona, ma perché tu e quell'altro non potete perché... essere? Scusate. No, aspetta. Calma. Sì. Vota! No, dico solo l'ultima cosa. Dico l'ultima cosa. 10 secondi. Cavaliere Mirotek, quelli che hanno votato il lupo come sindaco siete voi due. Punto. E quindi? Ma che vuol dire? Lui no. E sì. È vero. Ma infatti. Partire da? Mi sa da Gianluca? Partire da Livio. Ah no, da Livio, ok. Perché prima ha fatto ballottaggio e mo fa così e poi. E qua così e poi così. Come greve? Max. Gianluca. Gianluca. Quanto state? 3-1. Gianluca. Meliador. Meliador. 2-3-1. Max. 3-2-2. Max. E qua vanno tutti e tre o... Sono 3-3-2. 3-3-2. Il ragionamento è molto semplice. Tanto ormai. No, come boia funziona? Boia o non boia. Ok, Max e Gianluca al ballottaggio. Il ragionamento è molto semplice, boia o non boia, andando a esclusione io sono il cavaliere. Allora, io vi dico questa roba qui, Gianluca, io sono un billico, ve lo dico io, secondo me uno è il lupo e uno è il boia. E neanche credo che sia Max il lupo, attenzione, io avrei mandato Livio per esempio, non si sa perché è stato completamente elevato. Perché non indorerai la pillola per me siete cattivi tu e Meliador. Rimango di questa opinione. Allora, io sono un villico, è irrilevante, io non c'ho un ruolo, non c'ho informazioni, non posso fare nulla, vi dico che è irrilevante, però sappiate... 100! Top! Dai, grazie a tutti! Io per i vivi! Sappiate per come si è mosso Meliador, è molto lupesco, e Gianluca adesso ha votato in modo... Quanti voti c'aveva Meliador? Ma perché devo votare una persona che non mi è mai puzzata dall'inizio del game? Va bene, e nemmeno io te lo so puzzato, no? Allora, io andando a esclusione adesso avrei detto tu e Livio, ma per un semplice fatto verso di te di esclusione e verso Livio da Vibes fin dall'inizio della partita. Vabbè, ragazzi, io vi dico la mia opinione. Se tu vai a analizzare i miei voti, io ho votato Livio. Vabbè. Più volte. Io vi dico la mia quindi opinione. Alla fine, Meliador e Gianluca con Sergio, io sono rimasto coerente. Secondo me, io vi dico qual è la mia visione, poi sicuramente ho toppato. Secondo me Meliador è un lupo. Gianluca è il boia e che ha fatto? Ha votato in un certo modo affinché togliesse Meliador da questo turno. E siamo rimasti, io e lui. Stop. Io ti posso dire, Max, che sono il cavaliere e se vuoi ti dico pure chi ho protetto. Il primo turno ho salvato Alex. Per esempio. Tanto per svelare un attimo le carte. Però. Va bene. Io non ho nient'altro da dire, quello che pensavo l'ho detto. Sto. Votiamo da Gianluca. No, porco tu, certo. Sì. No, in quattro votano, no, a voi. Io e Sergio. È finita la partita. Tutti.
Gianluca. 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 E Gianluca muore. Ed è notte. Notte, 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 notte. Chitano balla, non lo vedete, ma Chitano sta ballando. Notte, notte. Allora, Lupetti, aprite gli occhietti. Fa pure rima. E ditemi chi volete ammazzare. Ok. Chiudete gli occhi. Che li apra il boia e mi dica se vuole indicare qualcuno oppure no. Ok. Che li apra il cavaliere e mi dica chi vuole proteggere con il suo lucente scudo. Bene. Che li apra il veggente e mi dica chi vuole guardare stanoce. Bene. Li chiuda. Che li apra il giustiziere. Mi dica se vuole sparare stanoce. Bene, ed è giorno. E ci lascia il buon Ivan Grieco. Bom, 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 bom. Ok, allora, secondo me Gianluca non era il cavaliere perché, se non mi ricordo male, ha votato Alex al primo turno. Io sto cercando di ricordarmi cosa ha votato al primo turno, ma secondo me ha votato Alex al primo turno. E di conseguenza non può essere lui quello che l'ha salvata, perché avrebbe saputo che lei era buona e non l'avrebbe potuta votare. È morta però su una persona e quindi probabilmente era il boy. A meno che non era il boy già marra da prima. Vai. Io terrei molto d'occhio nell'eventualità anche le votazioni di Ivan, perché potrebbe aver visto qualcuno. Certo. E quindi quelli che ha visto sì, diventa vabbè, molto vabbè. Importante. Quindi questa è una cosa che dico pure molto bene ai morti. Qualora per esempio Ivan votasse me, perché sì, vede che io dice lupo, io ho fregato, cioè, tutti, mandatelo quantomeno al ballottaggio. Quindi mi raccomando, morti, state attenti al voto di Ivan, che abbiamo dato per certo come veggente. Poi se non era veggente ci ha fregato tutti, ma io mi sto basando sul fatto che lui sia veggente. A questo punto no, anch'io gli credo, cioè nel senso, per me è evidente che era il veggente, non mi sembrava un fake quello che ha fatto. No, a questo punto il cavaliere era Agnese. Sì. Chi altro può essere il cavaliere? Lei. No, non puoi parlare, no. I morti non parlano. Sarebbe facile così. Agnese, sei il cavaliere? Ma... Perché o qualcuno si dichiara cavaliere? Scusate un attimo. No, ok. E se... C'è tipo il medium che parla con i morti, sarebbe un ruolo molto figo. Non c'è più il medium, c'è però. Però la più bella di tutto il gioco. Che sei tu, ovviamente. E ragazzi, e se il cavaliere fosse stato Alex? Il cavaliere è Alex. Cavaliere potrebbe essere stato Alex. E quindi no, non è possibile. Ah, in una E quindi il cavaliere è Alex e quindi Alex sa chi ha difeso. Quindi, ed è per questo, e questo ci darebbe una grande indicazione, okay, qualora fosse. Ok, ok, ok. E quindi lei ha sempre votato Meliador. Quindi Meliador potrebbe essere un lupo, come dicevo prima. Aspetta, però questa me la so persa, cioè nel senso... Lei ha votato sempre te, due volte che vota da te. Cavaliere in che modo avrebbe questa informazione? Perché lei magari, nelle persone che sovvive, potrebbe aver protetto qualcuno. Ok. E quindi sa... Allora, se lui diamo per assodato che è il giustiziere, ok? No. Vero? Sicuramente lui è il giustiziere. Il giustiziere. Sicuramente lui è il giustiziere. Magari ha visto me o ha visto Livio. Ha protetto. Ha protetto Livio. E quindi saremmo io e te. Okay. E io vi dico, sono buono. Io sono convinto di essere... Cioè non è che sono convinto, sono buono. Quindi vi dico che provate a trastarmi,
Meliador. Allora, io questa sicurezza che c'hai tu su di te non ce l'ho per quello che è successo prima con Gianluca. E non voglio perdere perché ignoro completamente Livio. Quindi, cioè, nel senso, boh, a me la cosa che hai detto al primo turno mi è sembrata molto da persona che sta cercando di capire chi sono i buoni. E anche quello che... No, però anche il abbiamo già vinto è molto da buono. No, e invece io penso che siete comunque. Era ovvio. Penso che siete comunque. No, non è vero, non è vero. Non è vero perché Livio, se non avesse detto abbiamo già vinto al secondo turno, avrei sospettato che stesse cercando all'inizio di... Cioè tu ti rendi conto con tutta la tua capacità logica che stai basata su Livio, che abbiamo già vinto, e Livio sai che è un giocatore molto esperto. Quindi Livio lo potrebbe pure prima ha fatto ha fatto il coglionazzo, non è vero, era il lupo, quindi vabbè, io non mi fido. Signore e signori, allora controllate bene Ivan, controllate quello che vota Ivan. Quindi secondo te è sospetto Livio? Eh? Quindi secondo te è sospetto Livio? Ma io il sospetto ce l'ho tra voi due, però tu sei più sospetto. Per me sei tu. Ok. Basta. Cioè tu sei sicuro che sono io? Sono tra i due, sono più convinto che sia tu. Ok. Mi sembra che stai dicendo che il mio non sospettare Livio è sbagliato per mandarmi contro, quando in realtà lo stai facendo anche te in maniera più forte di me. Vabbè. Non ho capito. Ok, non accetto la provocazione. No. Ok. Vai. Allora, ho come l'impressione che ho detto una cazzata. Come l'impressione che mi sta in culà. Io? No, lui. No, è vero. Logicamente, secondo me, c'ha senso, però c'ha anche senso. All'inizio, se Marra e te vi siete candidati e tu te sei votato te e poi l'altro cattivo ha votato Marra. Livio, secondo te, secondo te chi sono i cattivi? A parte i due cattivi già morti, chi sono? Perché sennò avremmo perso, no? No, allora lo sai cos'è che mi ha puzzato? Te rispondo. Vai. Però ti dico prima quello che mi ha puzzato di te. Gianluca si è dichiarato cavaliere e tu hai detto tanto ormai è morto. Non è vero, perché potevamo andare in stallo. No, andare in stallo era inutile, perché anche se avessimo votato noi due in stallo, dopodiché avremmo ricominciato la votazione e loro non avrebbero cambiato idea. E quindi io ho detto vabbè, non si poteva discutere, anche perché se si fosse potuto discutere tra di noi, io avrei voluto chiedervi: vi ricordate cosa ha votato Gianluca al primo turno? Io sono rimasto lì a un quarto d'ora a pensarci. Poi ho detto: mi sembra che Gianluca ha votato Alex al primo turno. E se l'idea di lui cavaliere che salva Alex lo rende buono, avrebbe dovuto salvare Alex al primo turno, perché sapeva che era buona. Sergio, qua qualcuno ci sta in culà. Io sto. Un po' di pepe qua. Che sto a far pepe. Livio. Meliador. Marra non vota. Ho votato Livio. Meliador. Troia, Meliador. Ti uso anch'io. Max, come stiamo messi? 5-2-1, quindi voterebbe solo Sergio. Max. Vabbè, nel senso, la convinzione con cui Ivan mi ha votato mi fa pensare che ha visto Max, e Max è buono, perché altrimenti non l'avrebbe fatto. E io forse, no, vabbè, io continuo comunque. Io continuo, prima di perdere, a dire le cose con cui posso dire te l'avevo detto. Secondo la teoria che stiamo portando avanti, i cattivi sono Max e Marra e Gianluca. Secondo questa teoria, se io fossi cattivo, o anche se Max fosse cattivo, siamo andati tre cattivi tutti e tre a fare i sindaci. Sia io sia Max. Ed è lì che mi avete inculato, pezzi di merda.
Boh, non sta al ballottaggio. Sì, che sto al ballottaggio. Sto al ballottaggio anch'io. Ah, ci sei. Okay. E vota Sergio. E okay, io top. Sono sicuro. E io sono sicuro che Sergio prenderà la risposta certo giusta. Che a questo punto giusta. È Meliador. Perché Ivan non guarda lui e dice te con quella sicurezza. È stato Meta. Ma ragazzi, quella è proprio la cosa stato, del in realtà, guardo, ho guardato non Francesco è meta, non è meta, Francesco. Lo abbiamo detto, controlliamo quello che dice il veggente. Adesso mi scuso con te per prima. Vaffanculo. Mi ha inculato malissimo. Fottiti. Mi ha inculato. Vaffanculo. Vaffanculo. Te il tuo pregiudizio. Allora, testa stronzo. Di cazzo. Testa di cazzo. La bravura se di un sei, giocatore è anche ricredersi sulle proprie sei, idee. Se hai sei capito? Tu il lupo alla fine, io ti metto le mani addosso, Te lo dico, Anche il contrario, anche il contrario. Vai. Sergio, vai, sai cosa fare. No, stavamo scherzando. Ragazzi, vabbè, mi dispiace. Ragazzi, mi dispiace. Allora, io vi dico questa cosa qui. Sapete qual è stata la cosa che ha portato Meliador? Meliador ha fatto, io l'ho proprio visto, il change. Ha capito che poteva incalzare e ha cominciato a incalzare. Ha preso in mano la situazione, adesso ha cominciato a dire una serie di parole su se stesso. A me perché, fa molto ridere perché questa cosa. Lupus, lo faccio a tutte lui le partite. Ha una credibilità di un certo tipo. Ha una credibilità di un certo tipo e riesce a spostare le masse. Va bene. Ma sì, ma io lo faccio sia da buono sia da cattivo. Ma io lo faccio sia da buono sia da cattivo. Non cambia niente che sono buono o cattivo quando faccio questa cosa. Semplicemente se al non primo sei lupo, turno, hai ragione tu. Al primo turno, al primo. Se non sei lupo, hai ragione tu. Se non sei lupo, hai ragione. No, questo. Stop. Vai, Sergio. Allora, in realtà il mio dubbio era tra due persone. Sergio, vota. Ah, vabbè. Meliador. Muoio io. Muore Meliador. E hanno vinto i villici. Allora, i lupi erano quello i lupi. Quello che fa allora, zitti, buoni. Carlo. Allora, c'è un altro round. Sei un coglione, Livio. Fatemi parlare, Max. Allora, Livio, pure tu. I lupi erano Marra e Melia. Il boia Gianluchigno, cavaliere Alex, lasciali perdere, sono tutti insinui. Cavaliere Alex. No, voglio capire dove che ho scammato, no, per capire. Veggente, sì. Sì, regà, sono tornata da... ho avuto un'illuminazione. Ivan era il veggente e Sirge era il giustiziere. Alex ha visto la... Raga, ma che cazzo sto... Oh, niente. Ma che cazzo sto a dire? Comunque il ragionamento a posteriori è lascia il tempo che trova, cioè non è che ragazzi, se io sono il lupo ho torto, se io sono il villico ho ragione, cioè io semplicemente quando le cose tornano perché a livello logico io lo dico fra e infatti la cosa tornava tutto, la mia era tornava una provocazione tutto. Guarda la che era una provocazione, la cosa che si sono chi era l'insin il boia, tutti e tre si sono candidati, per me è follia. Anche una persona, ragazzi, un certo punto mi sono messa e quindi a gli ho dato corda dall'inizio. Invece, no, aspetta, volevo un attimo rispondere però... solamente a una cosa. Volevo rispondere solamente a una cosa. Ti spiego, secondo me, qual è stato il problema. Vai. No, volevo solo dire che il modo, non credo ci sia nel regolamento un modo in cui dire un nome. Io ho detto Meliador in modo marcato, ma non credo che ci sia una regola che vieta di dire un nome in modo marcato, sbaglio. All'inizio l'ho detto in modo incisivo, è ovvio, sono sicuro, l'ho visto, porco Dio, ho aperto questi cazzo di occhi, era lui il cattivo, come lo devo dire? No, Ivan, tu aspetta, la cosa è questa. Bene, fondamentalmente. Noi ovviamente perché massimo, dovete capire che comunque non gioca tanto, cioè gioca, ha giocato un'altra volta con noi, sì, magari non la sapeva sta cosa. Semplicemente noi facciamo che quando... sei asettico. Non devi trasparire emozioni. Ma no, ma infatti però non posso dire, cioè non te la devi, allora, posso ragazzi, rispondere? Ragazzi, ci sta che non lo sapeva, dai, ci sta che mortacci tua, glielo dice a tua madre, bocchinaro di merda in chat del cazzo. Ora ve la potete prendere con Ivan. No, prima no, insulti, adesso sì, però, insulti sul personale. Gli insulti sul personale te li ficchi in culo per questo gioco di merda, hai capito, idiota? Idiota del cazzo. Né Alex né a Ivan, la partita è andata come doveva andare. Voglio capire dove ho scammato. Scusate. Allora, te lo spiego io. Quando Gianluca... Nessuno mi ha mai spiegato questa cosa. Io non ero a conoscenza del fatto che non potevo utilizzare un tono marcato, se no non l'avrei fatto. Non me ne frega un cazzo di scammare in un gioco di merda, hai capito, idiota? Allora, ora vi dirò un'altra cosa. Il master
il master ero io. Se io non ti ho rotto il cazzo, devi stare tranquillo. Non è successo niente, Ivan. Andiamo. Posso rispondere solamente alla cosa che mi ha detto Meliador della partita? Allora, ti spiego. Allora, la mia, ho ragione così. No, no, era ovviamente una provocazione durante il gioco. La cosa che mi ha portato a pensare che tu fossi Lupo è stato il fatto che a un certo punto hai cominciato a dare delle indicazioni escludendo te stesso. Questo escludere te stesso mi ha portato a pensare, dico, perché tu non ci sei? Da lì poi, da come ti sei difeso, da come hai giocato, ho percepito. Ma è stata in realtà ho giocato alla roulette, mi sono buttato. No, ma in realtà escludevo anche Livio. Cioè, io nei miei ragionamenti escludevo anche Livio. Ragazzi, Livio era fare buono. Il terzo round, okay. Mettiamo l'insieme semplicemente nel mio ragionamento, al posto del boia. Sì, adesso spieghiamo. Al posto del boia. Nel mio ragionamento escludevo sia me che Livio. Okay. Ok, non solo me, perché si era creata una situazione, tra l'altro non voluta, neanche voluta da me, era potentissima la mia situazione, perché era una situazione che si era creata quasi per caso. Grazie a Livio. Quindi non avevo modo di controllare questa cosa, ma era successa. E questa era una difesa fortissima. Detto questo, dal tuo punto di vista era giusto sospettare me, perché ad esclusione ero io, quindi per te è giusto dire solo esclusione è stato quello, infatti. Lui dice che io sono buona, no? Che mi ha visto, no? È quello fake, ha un ruolo buono. Vabbè, ma che ne sappiamo che te c'è un ruolo, scusa? Sappiamo che sei morta. Ho detto subito difendetemi, che cazzo dico, mi difenda, cioè, è lei il cavaliere? Sì, ok, era per non farmi uccidere perché ero il cavaliere, tra l'altro, no? Tra l'altro sì, io ti ho ucciso perché avevo capito quella giocata. Capito? Che tu eri cavaliere. No, ma tu chi hai protetto, Ale? Il Sergio. Io la prima notte ho ucciso a caso Sergio. E ho sospettato di Meli nel momento in cui fa, il cavaliere è una persona intelligente. Come fa a sapere che il cavaliere è una persona intelligente? No, allora. Ma è palese che quando è morto Marra tu hai preso, come dice lui, il gioco della situazione. Quindi io adoro questa partita. Il cavaliere è una persona intelligente, l'ho detto. Ma vorrei capire dalla chat chi cazzo è, cioè perché scammo? Perché ho... Quando Gianluca ha detto io sono il cavaliere, tu hai fatto tipo così, battendo le mani sulle gambe, ma io mi sono guardata subito intorno e nessuno aveva notato questa cosa. Pure se quindi fosse che lei non potrebbe magari pensare in testa sua Gianluca e il lupo, no. Lei è villico, magari faccio un altro pensa esempio. Gianluca e il lupo sta a fega un ruolo, che palle. Gianluca, cioè non è che se uno fa così sta di Gianluca, no. Che tardi, andiamo, sono le 11, dai. Io so solo una cosa, che il primo turno è assurdo che Alex venga attaccata per una cazzata. Diamo le gambe. No, raga, poi voglio dire un'altra cosa. Uno è una cosa che può fare anche da boia. Se lei fosse stata boia, avrebbe potuto reagire anche quando sono villica, quindi c'è. No, ma avrebbe potuto benissimo farlo per bleffare. Vabbè, punto la prossima volta me ne vado quando sono morta, adesso così non cagate più il cazzo. No, ma me ne vado di là quando muoio, la prossima volta così non cagano no, più no, il cazzo. No, Alex, adesso voglio fare un discorso serio, perché a me questa cosa, cioè, non è che io me ne sono andata. Aspettate un attimo, ragazzi, scusate, spieghiamo i nuovi ruoli anche per Ivan. Allora, adesso inseriremo l'insinuo al posto del boia. La carta è sempre la stessa, quindi insinuo. E poi il cavaliere diventerà il cavaliere cangiante. Prego. Okay. Allora, il cavaliere... Malumore, sì. Gioco della risata, ci diverte, basta. Il cavaliere adesso può salvare anche se stesso, ma mai due volte la stessa persona. Di fila. Non puoi dire due volte te stesso, però, non puoi dire due volte Davide. No, Devi sempre alternare. Sì. L'insinuo, invece, giocano i cattivi, si sveglia la notte per primo... Indica una persona, quella persona verrà vista come il lupo dal veggente. Beh, mercoledì prossimo non ci sono, raga. Come cattivo. Okay? Viene visto come il lupo dal veggente, la persona che viene insinuata dall'insinuo. Ok? È un tizio che cerca di fregare il veggente. Perfetto. Bene, distribuzione delle carte. Quale tu? Insinuo. L'insinuo indica qualcuno. Punta una persona per confondere il veggente. Perché se tu da insinuo chi punti durante la notte, quella persona, se viene vista dal veggente, verrà vista come il lupo. Perché è stato insinuato. Cioè, l'insinuo punta una persona e quella persona diventa un lupo agli occhi del veggente, se lo va a vedere. Fondamentalmente. Non so se sono stato chiaro. L'insinuo, ragazzi, si guarda sempre con i lupi. Come il boia, viene visto come buono? Viene visto come buono l'insinuo, attenzione dal veggente. Ok, se il veggente indica l'insinuo, lo vede come buono. Quindi adesso il boia di prima che veniva visto come cattivo. Adesso come lupo, il veggente se riceve il sì, ok? Solo o lupi o persona insinuata.
ma ah, mai certo. L'insinuo. Tu l'hai preso già? L'insinuo viene visto. No, raga, non piango, ma avete rotto il cazzo, vabbè? Allora, io voglio posso dire una cosa? Avete rotto il cazzo. Voi dovete capire che noi siamo qui per, cioè, per condividere con loro un momento di gioco, di goliardia. Di goliardia, di felicità. Ovviamente, raga, in game ci possiamo incazzare, possiamo fare quegli scontrosi, quelli arrabbiati. Ma è una cosa che inizia e finisce con la partita, come succede in un gruppo di amici qualsiasi. È veramente stressante, raga, stressante ricevere insulti. Poi nel mio caso, raga, mi erano arrivati pure in privato, in direct, delle cose allucinanti che non vedo io manco di. È veramente pesante, perché io vengo qua per stare con i miei amici, per condividere una bella live, per fare una bella cosa che su Twitch non esiste, se non qui. Ed è una cosa bella, deve rimanere una cosa bella. E se voi ve la vivete così e ce la fate vivere a noi male così, non è più bello, non è più divertente. E inizia veramente a diventare una catastrofe questa cosa. Poi, per carità, io sono d'accordo sul fatto che certi commenti vanno ignorati. Sono tornata anche per questo, mi è passata, va bene. Però io odio vedere i miei amici o le persone care a me che devono reagire male, che stanno male, che si incazzano per i vostri commenti di merda. Avete rotto il cazzo. Pensate scam, scrivete scam, non c'è bisogno di fare insulti personali. Ivan Porello, ma quanto ci è venuto? Una volta, due volte, che cazzo ne sapeva? Ma lo dovete attaccare così? C'ha senso? Vi sembra un comportamento sano e maturo? Cioè, il wall text di scam era il mio, cioè. No, è indifferente, che sia con te, che sia con Ivan, che sia con tutti. Avete rotto il cazzo, è un gioco, vivetevela bene. Se dovete vivervela così, non bettate puntirana, cioè, state chill. Noi siamo qui per divertirci, per intrattenere e basta, non deve essere una cosa... che porta così male. Perché abbiamo la dimostrazione che la ludopatia fa male, ragazzi. Esatto. Anche quando non si giocano soldi reali. Altro che gioco d'azzardo. Grazie Giorgia, sacrosanto discorso. Mi raccomando. Andiamo avanti. Bravi. Perfetto, è tutto pronto per una nuova incredibile partita tra amici di Lupus. Tra la famiglia. No, vabbè, a parte tutto, avete dato le carte, no? Tutto a posto. Stiamo ritegando, aspetta. Allora io ripeterò anche cosa fa l'insinuo nella notte per aiutarvi. Comunque, chiudete tutti gli occhi. Top master. L'insinuo della notte è bello, eh. Però... Marco, leva la chat, grazie. Allora, lupetti, aprite gli occhi e fatemi un occhiolino. Bene, chiudeteli, che li apra l'insinuo. Bene. Allora, insinuo, resta con gli occhi aperti e fatti riconoscere dai lupetti, che possono aprire gli occhi di nuovo. Lupetti, guardatevi e guardate l'insinuo. Allora, titolo informativo, ricordo che l'insinuo, durante la notte, potrà indicare una persona buona. Quella persona, se guardata dal veggente, risulterà un lupo, anche se poi nella realtà non lo è. Quindi il suo potere è quello di far sembrare lupi quelli che non lo sono. Però è cioè indica una persona a round. Poi c'è il cavaliere che può ora aprire gli occhi. Che questa partita è il cavaliere cangiante. Cosa significa? Che non è come prima, che può proteggere sempre potenzialmente la stessa persona ogni notte, ma deve per forza cambiare persona da proteggere ogni notte. Però può anche proteggere se stesso. Bene, chiuda gli occhi. Che li apra il veggente. Perfetto. Il veggente è come prima. Unica cosa, il veggente, se mi indicherà l'insinuo, io risponderò no. Quindi l'insinuo sembrerà un buono. Chiuda gli occhi. Che li apra il giustiziere. Pistolero pazzo. Bene, che li chiuda. Il giustiziere non c'è un cazzo di dire, è sempre quello il giustiziere, non è cambiato un cazzo, ragazzi. Bene, ed è giorno! E è Natale al villaggio chitanico! Jingle bells! Non perché leggo sullo schermo Christmas, no, no, non per quello! Marco fa, ammazza, l'hai capita subito, come hai fatto? L'ho rotta il secondo giorno che la possedevo. Mi fate fa sto cazzo di sindaco? Io voglio far sì. Anche no. Io. Meglio per sindaco mai, già mi mai. Mi propongo anche io come sindaco, visto. Anche dai. Tanto dai, se vale ci riuscirà la Melone, Oh! Pure io. Pure io.
Beh, è una cosa buona verso le donne, ho detto. Che ho detto di male? Sono candidato, ragazzi. Non prendo un voto. Io non voterò mai Sergio perché ha avuto un bucio di culo rotto con una giocata sbagliatissima al turno. Allora, Marra, vergognoso. Io mi proprio. Sono sporto. Sono venuto vicino a te. Mamma mia, che vergogna. E ti ho guardato nell'anima. Che vergogna. Ti ho visto un lupo dentro una di te. Una giocata da nabbo proprio. Mi dispiace. Eravate pure un turno ti guardano nell'anima è così. Ma avevate pure un turno di vantaggio. Mi ha ucciso a caso, senza informazioni. Tu avevi due pazzo. Voti. Ti ho protetto, ringraziami. Pazzo grazie, completo, grazie hai rischiato tantissimo. Di perdere. No, se fossi no, stato no, buono no, avresti io... perso, pippa al sugo. Io ti ho visto, nel... io ero certo, io ero mi dispiace dirti questo. Adesso sono buono o cattivo? Che sei, Ghost non, Rider? Non ti ho guardato nell'anima questa volta. Ah, ti lo puoi utilizzare una volta a serata se non macello. No, no. Giustamente, giustamente. No, scherzo Sergio, ti amo. I poteri allora, io no, non mi candido, mi avete rotto il cazzo. Una cosa vergognosa, un pregiudizio... Però io punterò il mio voto su lasagna. Sì, il villaggio riparta dalle donne perché c'è troppo macismo qui. Vattene a fanculo. Allora, per rispondere a questa cosa, io mi reputo poco macio. Sei candidato. Ci sta, ci sta. Mi sono candidato. Allora, aspetta, io ritiro la mia candidatura. Addirittura manifesta per, superiorità. Per i poco siete entrambi maci cattivi? E per la libertà. La libertà di pensiero. E io? E Sergio. E Sergio. Vediamo. Max no, è ritirato. Max ritira. Ah, e. Cioè, dai. Allora, votiamo a partire da? Vai, Livio. Voto me stesso. Okay. Gianluca. Pure io. Io non voto me stessa, ma voto Sergio. Mamma mia. Chi era il terzo candidato? Allora, tre e io. Livio. Io ricambio la cavalleria votando Agnese. No, troppi. A me, siccome Livio mi ha fatto ricredere, voterò Agnese. Search. Oh, grazie. Lasagna, anche se non ho ancora capito il significato di questo nickname, poi me lo spiegherai. Pure io, pure Agnese. Wow, incredibile sono. Discorso, abbiamo la prima sindaco femmina, sindaca di Chitano. No, come si chiamava il villaggio? Ma vuoi essere chiamata la sindaca o il sindaco? Giusto. Mi sono scordata, regalo la sindaca. La sindaca. Chitanopoli, la ribattezziamo, è diventata una città. Perché mi hai dato il microfono? Dai, Chitanopoli è diventata una città il villaggio. Puoi fare il discorso il discorso di insediamento. Discorso di insediamento. No, va bene così. Parleranno i dici almeno se sei lupo. Una cosetta così. Ok, non è lupo. Io ci credo. Qualcuno vuole parlare, se no direi di fare un po' sprint questo la round. Yes. So che pensi a me, Gabrone. Di colpo non si può. È notte, dormite. È ancora elettrizzato dopo l'elezione. Volevo andare a fare il party. Il Cerbero Party. Allora, lupetti, aprite gli occhi. Chi volete ammazzare questa notte? C'erano gli incubi queste... Sto con la testa chinata, sto sentendo un cane. Hanno gli incubi queste, queste persone. Ah, chiudete gli occhi, che li apra l'insinuo e mi indichi una persona che, se guardata dal veggente, risulterà al lupo. Bene, chiuda gli occhi, che li apra il cavaliere e mi dica chi vuole proteggere. Arrivo. Perfetto, perfetto, li chiuda. Che li apra il veggente e mi dica chi vuole guardare. Li chiuda. Li apra il giustiziere e mi dica se vuole sparare. Li chiuda. Ed è giorno. E questa notte è ancora notte.
è ancora nostra, ma non di Gianluca. Lo sapevo. Ma perché? Cioè, ma voi, cioè io mi stavo così. Aveva pure gli incubi. Ma che infami, avete infierito su un uomo che chiedeva pietà. È impossibile che abbia sbirciato, confermi? Confermi. Ma mi sentivo puntato. Ma che è un superpotere o è umano? Ti giuro, mi sentivo tipo puntato. È... Allora, Simone direbbe è SI dominant. No, scusa, è... Come cazzo si chiama? FI dominant. Vero, Simone? Ho detto bene? Che vorrebbe dire? Ok, Simone. Dominant. Detto questo, prego, Ivan. È un test della persona. Che dove? Che ne so, c'è il microfono sulla bocca. Ah, ok. Allora... Chi erano i candidati sindaci? Livio, Lasagna e te. E Meliodor pure. Pure Meliodor? Sì. Sì, ma tanto io perdo sempre. Stavo per dire, non tutti i cattivi si candidano, però nella partita prima si sono candidati per sbaglio tutti e tre i cattivi, quindi... No, che per sbaglio, che per sbaio. Era una strategia. Era voluta, eh? Strategia che ci ha portato fino a... È vero... Se non avesse cappellato, sculando... È vero, però stavolta hanno votato, cioè la maggior parte hanno votato tutti lei. Però dopo la partita di prima mi ha levato ogni convinzione. Non capisco, parli, dici tipo cose in... Sindaco, ci guidi. Ci guidi, ci guidi. Ma risolleviamo la città. Devo dire che in questa partita ho un ruolo. E basta, che devo dire? Basta. No, non diamo altre info. Famo che se siamo capiti. Va bene, in realtà due ruoli adesso. Quindi. Un po' pericoloso, un po' pericoloso. Potrebbe... Un ruolo istituzionale. Cioè, qui è un ruolo è proprio, ti sei messo un bersaglio in fronte. Conflitto interessi. Il mio ruolo vale due un ruolo. Berlusconi. Un po' berlusconiano. Sì. E se Gianluca un cavaliere dovrebbe riflettere sul proteggere il sindaco. No, non credo, Ci devi le palle. Però? Cosa? Però? Cosa però? No, lei ha detto però. No, era così. No, hai detto però. Hai fatto per occhio, intendeva. No, aspetta. Lui ha detto: ti sei messo un bersaglio sulla testa. Lei si è girata e gli ha fatto però. Questa volevo capire cosa volevi dire. No, volevo dire una cosa che sarebbe stata controproducente. La vogliamo sapere. No, non la vogliamo sapere. Non la vogliamo sapere. Comunque, no, Gianluca non era il cavaliere, ragazzi. Però andiamo avanti. Ok. Gianluca non era il cavaliere. Adesso mi ammazzi, vero? No, prima mi ha ammazzato perché gli ho fatto adesso siccome ti ho fatto Alex, notare questa fidati cosa di mi ammazza, me. Sei buona? Stai zitto. Sei buona? Stai zitto. Sei buona? Stai zitto. Sei buona? Non parlo con te. Sei buona? Rispondi, sei buona? No, voglio sei capire... buona? Ha detto no. No, non voglio dirlo. Quindi no. Come non vuoi dire? No, voglio vedere se mi ammazza. No, sì, sono buona, dai, cazzo. E allora non fidati, non andiamo avanti adesso. Non adesso. No, voglio vedere se mi ammazza. Non adesso, fidati. Fidati di me. No, però adesso. No, non voglio sapere chiunque ti uccida, tu daresti la colpa a me. Ovvio. Vabbè, dai. Marked. Ottimo. Ok, in realtà abbiamo già un po' di informazioni. Giantino, prego, ritorni. Se vogliamo votare, se no, se volete aggiungere qualcosa. Sergio, vai, ti vedo pensieroso. Io sono molto pensieroso. Però ancora nessuna informazione concreta. Infatti, questo quindi, stavo pensando. I ruoli si possono anche esporre un po' più facilmente. C'è sempre l'insirmo, però. No, chiaro. No, non ho nulla di rilevante da aggiungere. Sto tenendo traccia dei voti. Dei voti per i sindaci, tutto allora, qua. In realtà sto pensando ad una cosa. Vai. Lei comunque si è esposta in questo momento. Tanto. In Lasagna. Quindi, no, però è cangiante. Il cavaliere, in realtà, aspettiamo. Dai, no, al prossimo turno facciamo una cosetta. Diciamo che. Ma si potrebbe essere esposta perché sa che non morirà. In quanto. Volevo cavaliere. Sapere che voleva dire. Perché il cavaliere è cangiante. Cioè, sì. Vabbè, lo può fare per una notte. Poi. Esatto. E poi? Esatto. Appunto. Poi? Appunto. Poi? Quindi potrebbe non essere il cavaliere. Poi? Oh, messo a Maua. Attaccato. Vabbè.
stato... Dai, non c'è male. Le minacce non valgono. Voto Sergio. Dai. Vabbè, allora ricambio anche qui la cavalleria e voto Max. Ma ci si può votare da soli per... No. Se no volevo essere autocavaliere nei miei confronti. Non ho alcuna idea. 1-1. Chi è che sta a 0? Io sto a 0. Meliador. Sia mai che chiudo un voto a 0. Io Alex. Lo sapevo. Ma va, due. Ma dai. Bello. Sarei tentato. Non si può fare proprio tre. Vabbè, allora io voto Max. Tu stai a 1. Lasagna, io me lo voglio gustare. Lasagna Alex e Max al ballottaggio. Che cazzo di rincoglione. Raga, io non ho capito perché vado sempre al ballottaggio. Cioè, 3 partite su 3. Che ruolo hai? No, preferisco non dirlo. Ah, dai, come al solito. Va bene. Io ho un ruolo, sono il cavaliere. Sono buona. Stanotte, quella che viene, mi proteggerò, perché la scorsa notte non ho protetto un'altra persona, quindi fottetevi. Adesso tocca a voi. Ho protetto un'altra persona. Io odio Meliador e Livio, entrambi. Allora. Voglio sapere che ruolo buono hai, però. Perché se no sei sospetta. Allora. Ragazzi. Che cazzo faccio? Allora, io ragazzi vi dico anche senza piatto che sono fondamentale proprio nella nostra vita, intendi? Nella nostra esistenza. Soprattutto generico. Ok, quindi siamo due ruoli buoni. Tu che ruolo buono hai? Ah no, non lo dici? Non lo dici? Beh, anche meno. No, io posso parlare perché mi devo proteggere. Adesso non puoi parlare tu, va bene? Lei è un lupo, lo so. Ragazzi, io... E chi non la voterà sarà sospetta ai miei occhi, sappiatelo! Io non so chi si vivrò, però vi dico che mi fido, perché potrei essere buttato fuori adesso, quindi vi dico che mi fido totalmente di Davide Marra. Basta. No. Il gioco della risata è molto più divertente comunque. Lasagna. Lasagna. Agnese. Alex. Già. Allora, ci lascia la nostra sindaca. Il suo mandato è durato meno del previsto. Mandato durato meno del previsto, ma non sarà un problema per il villaggio. Questo perché se la sono sempre cavati da soli i nostri chitanini. I nostri chitanini non hanno bisogno di un governo. Diciamolo! Si autogovernano a Chitanopoli. E dunque è notte. E dormite bene, cari miei, dormite bene. Lupi, aprite gli occhietti, ditemi chi volete trucidare. Ok.
Chiudete gli occhietti, che li apra l'insinuo, mi dica chi vuole insinuare. E vabbè, li chiuda, grazie per l'infos, li apra il cavaliere, che cangerà questa notte, cangerà, e mi dica di proteggere. E vabbè, che li chiuda e che li apra il nostro veggente, che con la sua palla di vetro vedrà nel futuro. I segreti del villaggio di Chitanopoli, anzi della piccola cittadina di Chitanopoli, perché si sono ampliati. Che li chiuda, che li apra il giustiziere e mi dica se vuole sparare a qualche chitanino selvaggio. Bene, chiudete tutti gli occhi e riapriteli, perché è giorno. E non è morto nessuno. Fermi tu. Fermo tu. Devo fare solo una domanda, perché forse perché abbiamo vinto. Chi è il giustiziere? Ok, eccolo, abbiamo vinto. Col mio vandale. Allora, io ovviamente ho votato Alex per depistare un po' i lupi. Non so quanto vuole esporsi lei, credo che sia il cavaliere. Già mi sono esposto. Però forse hai mentito. No, ho protetto lui stanotte. Mi sono protetta io la prima. Appunto. Lupi merdosi. È esattamente quello che ho detto. Forse hai mentito perché tu nella ringa precedente hai detto il contrario. Questa notte proteggerò me stessa. Esatto, ma... Stiamo molto calmi, sto dicendo la stessa cosa. Devi giocare tranquilla. Mi fai innervosire. Perché mi... Quindi Max mi aveva messo una croce sulla testa perché mi ha confermato buono da veggente, ovviamente. Lei, mentendo, ha portato i lupi su Max. Quindi abbiamo confermato buono, giustiziere. Ergo, rimane Livio, che tra l'altro ha tentennato sul voto a lasagna, Meliador e Ivan. Posso? No, aspetta, posso dire una cosa? Scusate, vorrei dire chi ho visto, scusate. Posso? Adesso no, parola al veggente. Posso parlare prima, che almeno possiamo tirare delle conclusioni. Prima notte ho visto Davide, che potrebbe essere insinuo, perché però non è un lupo. Comunque non vado votato. Seconda notte ho visto Ivan Grieco ed Ivan Grieco mi è stato detto che è un lupo. Adesso insinuato, non insinuato, lui è un lupo. Allora, ti dico perché ho tentennato. Dice di avere un ruolo e c'ha, ed è anche sindaco. Sì, questo, però se Alex si dichiara in quel modo e Max si dichiara come veggente. Sì, però se permetti... Comunque mo, al di là del io me lo faccio. Al di là del tentennamento, tanto siete rimasti voi tre ad esclusione. No, ragazzi, io ho avuto degli occhi che mi hanno trucidato, quelli di Ivan Grieco. Mi sono girato, c'era Ivan e mi guardava così. No, aspetta. Vabbè. Ah, l'ho guardato e ha riso, che devo fare? Mi fai ride tu. Mi faccio ride. Ti sembro buffo, Ivan? Beh, dai. Ti sembro buffo. Una faccia per farmi ridere. Ti sembro buffo. Un pochettino. È iniziato il gioco della risata. Vabbè, no, sentiamo Ivan, poi Meriador. Allora, potrebbe essere come dici tu, ma non è così, per il semplice fatto. No, veramente, mo so serio. Per il semplice fatto che io sono l'insinuo. Quindi questo è impossibile, Ivan, perché l'insinuo, perché? L'insinuo non può essere visto come cattivo. Come no? Non si può autoinsinuare. Non si può autoinsinuare. Come no? Mi sono autoinsinuato. Non si può fare. Però vabbè, ok. Vabbè, ma vabbè. Anche no, se vabbè, si potesse fare. È stata brava Alex, posso dirlo, tanto ormai sono morto. Vabbè. Però, attenzione. Quindi perché... uno lo spariamo, ora vediamo chi cacciamo fuori. Ok, poi Meliador Livio, prego. Io vorrei soltanto dire... Voglio soltanto dire che in questa partita adesso non farò nessun ragionamento logico perché non c'è un cazzo da ragionare. Non perché sono buono. No, ma infatti, cioè... Che ora è? No, Livio, parla un attimo, è importante, scusate, perché... Allora, Gianluca è morto di notte, va bene? Mm-hmm. Lasagna è stata uccisa di giorno, però potrebbe essere... La partita è finita. Potrebbe essere un insinuo. No, ma allora è il lupo il... Cioè, Ivan è il Ivan adesso va votato, non c'è dubbio. Sì, ok, ma mi sto Ivan facendo la domanda.
chi è rimasto tra l'altro lupo e l'insinuo. Vabbè, e ma chi è Livio l'altro, dai, mo senza... Livio, dai, vabbè, ma non c'è problema lì, tranquillo. pure io penso sia Livio, sinceramente. Vabbè, comunque la situazione, però sul divanetto sicuro c'è, cioè. Vabbè, comunque lui, intanto un po' di merda la sento ancora. No, più che altro lui, perché si è tradito adesso, perché se... se no era... era un po' dubbiosa come cosa. Comunque vabbè, è indifferente. Mo non, avrei, Ivan, non avrei sospettato stanotte, se fosse... stanotte sappiamo chi morirà. In realtà hanno due opzioni, vabbè, sappiamo chi morirà Max. Posso dire comunque che anche se Ivan avesse provato un altro tipo di difesa, io onestamente non avrei mai trastato l'insinuo che insinua. No, vabbè, Ivan. Ma a quel punto chi se ne frega. No, ma poi tanto se sono tre, cioè, sospettati, se gli unici tre rimasti fuori, cioè voi tre, sì, su sì, uno informazioni, nel dubbio no, vado. Per carità, per carità. Vabbè, comunque votiamo. Io Ivan Grieco. È finito il tempo? O ancora posso dire? Ok, no, io l'unica cosa che voglio dire, cioè nel senso, io, se vogliamo tentare questa giocata, possiamo fregarne due in un turno. Cioè, ovviamente senso, io sparo a Ivan. No, spara uno dei due che rimangono. Ma sì, ma che te ne frega? Spara uno dei due. Ah, Ivan lo uccidiamo adesso, okay, va bene? Ok, spara uno che dei è due. Sicuro. Spari ad uno tra Livio e Meriador. Pace. In braccio la mia sheriff. No, che cazzo dici? Mettetevi d'accordo. Fermi. Mettetevi d'accordo. E se c'è l'insinuo poi? E beh? Sti cazzi, lui è morto. Mi mettete d'accordo? Tu guardi uno, tu ammazzi l'altro. Poi tanto Max... Allora, Max tanto morirà stanotte, però voterà. Mettetevi d'accordo. Max, tu chi guardi? Tra Meriador e Livio? Livio. Tu? Ammazzi Meriador. Ma io vorrei ammazzare Livio, però. Mi dai, guardi Meriador, per piacere. Te l'hai protetto stanotte, Alex. Sono d'accordo, dai. Sì, guarda, sì, così ammazzo Livio. Ammazzo Livio. Vabbè, dai. Va bene, comunque sia. Livio ha votato Ivan, io voto Livio. Io voto Ivan. Tu hai votato. Io voto Ivan. No, non puoi autodare. No, non posso. Voto Marra. Grazie. Voto Ivan. 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 Ivan Grieco. Meliador. E muore Ivan perché siamo tutti a un voto? Yes. Ok. Vai. Non c'è ballo. Okay. Ed è notte. Aspetta, Ivan, devi notte. Ivan muore, devi rimanere Ivan. Sì, sì, fino a che no, ma infatti è Gianluca che sbaglia. Eccoci, è notte, dormite tutti, per favore, por favor, por favor. E che i lupi aprano gli occhi. Chi volete ammazzare, lupacchiotti? Bene. Chiudete gli occhi, che li apra l'insinuo, mi dica. Chi vuole insinuare questa notte? Ottimo. Che li apra il cavaliere, mi dica. Chi vuole proteggere? Ottimo. Li apra il veggente, mi dica. Chi vuole guardare? Bene. Che li apra il giustiziere, mi dica. Se vuole sparare. Bene. Li chiuda. Ed è giorno. Che notte triste questa per chi da Napoli. Ci lasciano due persone. Due persone. Due persone. Che sono Max e Livio. Ebbene, i vivi rimasti sono Marra, Alex, Surge e Meliador. Meliador. E la partita è vinta dai villici. Ok, posso. Vabbè. I lupi erano Livio e Ivan. Mi permetto di dire solo una cosa. Vabbè, mo al di là del fatto che la sagna era l'insinua. Sono scoppiato a ridere. Ok, però per me un errorino Livio nel mandare la sagna subito al ballottaggio l'hai fatto al ballottaggio? Senza senso proprio. Perché l'hai mandata al ballottaggio con Alex? Cioè tu c'avevi Alex. Però sei stato il primo a votare quel turno, forse. Pure a lei. No, è vera sta cosa, l'ho pensata anch'io. Non lascio dichiarazioni. Vabbè, perché è un coglione. Non rilascia dichiarazioni. Surge. No, vabbè, ma è ovvio. Io dovevo mandare lei al ballottaggio.
dovevo mandare lei al ballottaggio. Beh, io mi sarei insospettito perché avevamo fatto una gag. Poi se lui non me la copre la gag, io mi sarei insospettito. Però vabbè, poi magari mi ammazza di notte. C'era non una niente, gag tra no? voi a parte due. Gli scherzi, c'è sta quello che ha fatto Livio comunque, perché sappiamo che i voti sono molto importanti per avere addosso dei sospetti o per levarseli dai coglioni. Sì, no, no, vabbè, fondamentalmente era sicura perché non potevi morire perché i lupi non ti ammazzava. Lo so, però se lui rischiava di averci poi Meliador e altri addosso fin dall'inizio, capace che finiva la partita prima. No, ma c'è sta. Semplicemente, ragazzi. Ah, ok. In realtà no, per esempio in questa partita abbiamo rivelato i ruoli e abbiamo fatto scopa. Però il fatto cioè, a un certo punto, lupo, a un certo punto, come no? Giustiziere, veggente, buono confermato. Ma è indifferente che lei sia viva o no? Scusami, cavaliere. Sì. Prendi il mic. Se lei avesse finto un ruolo al ballottaggio, comunque non poteva sì, saperlo, quello capito? Sta, quello è molto più sta. Giocabile, perché sì, lei al veggente risulta buono, mentre al veggente certo. Boia risulta come cattivo. Però cioè, il Boia... Quando ho detto mi fido di Marra ho capito che era il veggente. Il Boia, ti, il Boia ti costringe non... il Boia ti costringe a tenerti i ruoli... Però Max poteva pure bleffare, capito che voglio dire? Cioè, l'insinuo può bleffare. Però io ti dico quello che ho fatto. L'ho fatto perché dico, nell'eventualità muoio. Adesso muoio, almeno do un'informazione. No, mi hai fatto benissimo. Quindi era, se no diventava sì, complicatissimo, era capito? Perché sapeva che era andato il primo ballottaggio da veggente, quindi... Secondo me la partita è finita quando Alex ha preso il 50-50, cioè nel senso, certo. C'è stato un 50-50, lupi, cavaliere, ovvio. Perché se tu ammazzi il ruolo giusto, poi ammazzi anche l'altro dopo, se tu invece ammazzi il ruolo sbagliato... Vabbè, quando Alex ha protetto Max, lì il lupo c'ha il 50% tra uccidere te e uccidere Max. Esatto. Sì. Se becca il 50% giusto, uccide prima te e poi Max. Ma io sapevo che non avrebbero puntato me perché ero autodichiarata che mi sarei autodifesa, sarebbero andati su di lui, ovviamente. Infatti, è la prima cosa che ho detto quando sono svegliato. E io ho votato Alex apposta, ho detto magari ape di lupi. Ma non... infatti la voglio, ma come sei certo, di perché ma no, cara, perché ovviamente i lupi magari mi lasciano in vita, perché dicono, ah, questo ha sospetti sul buono, lasciamolo in vita, Marra. E invece in realtà ero potenzialmente un morto, perché potevano o non cadere nel tuo bluff e uccidere me, confermato buono da Max, quindi sì, è sì, andata sì, bene. Vabbè, va grazie bene. A tutti ragazzi, dai. Grazie davvero tanto alla Lasagna, top new entry, dai, grazie ovviamente dai, grazie al sindaco, futuro sindaco Ivan Grieco, grazie sindaco. A tutti gli ospiti che rendono questo studio vivido. Ciao, a ciao. Domani ciao, ore 15, Lasagna adesso basta, parliamo noi. Adesso sì. Basta! Tutti gli altarini di Lasagna e di Ivan Grieco, domani alle ore 15. Ciao, ciao, ciao! Ciao! Che squali! State arrivando! Ello! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.